Buonasera a tutti, ci troviamo nell'aula magna del liceo classico Guglielminisi di Acireale. Stiamo dando inizio ad un'attività che con un po' di ritardo per motivi di forza maggiore si collega a un evento molto importante che riguarda la notte internazionale della geografia. Cos'è la notte della geografia? Noi siamo qui in compagnia di un ospite che ce lo spiegherà nel dettaglio, che è il professore Antonio Danese, che è il presidente dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia della Sicilia Sudorientale. Però ecco, vi anticipo semplicemente che è un evento che riguarda molti paesi d'Europa in cui appunto si celebra questo evento per sponsorizzare, per promuovere, per valorizzare una disciplina che ha particolare eco, ma che nella formazione, ecco, dei giovani, delle nostre generazioni, giovani, ma che purtroppo dobbiamo, ahimè, constatarlo, per delle politiche a volte ministeriali, a volte culturali non particolarmente lungimiranti, negli ultimi anni è stata un po' negletta. Allora, dicevo, si sarebbe dovuta svolgere anche qui il primo di aprile, perché il primo aprile è il giorno che riguarda un po', che è stato scelto, ecco, come giornata internazionale, per dei motivi di forza maggiore che non ripeto, ecco, l'abbiamo procrastinata proprio al giorno di oggi. Ma siamo sicuramente convinti, ecco, che potrà dare il contributo all'evento. In cosa consisterà questa giornata nostra? Intanto mi preme, ecco, ringraziare ovviamente il nostro dirigente scolastico, il professor Tarcisio Muggeri, che ha subito acconsentito all'iniziativa e che si scusa per non essere presente. È un evento che si svolge fondamentalmente nella biblioteca. Qui siamo in Alamagna, però è sponsorizzato dalla biblioteca del nostro liceo, di cui indegnamente sono il direttore, la biblioteca Giuseppe Romeo, che da quando diciamo, si è aperta al pubblico, da un po' di anni ormai è una biblioteca aperta al pubblico, oltre che essere ovviamente polo di attrazione culturale per i nostri studenti, è anche luogo di eventi culturali, e questo è uno dei tanti, per cercare di promuovere la lettura. Appunto di lettura si parlerà oggi perché il nostro incontro, che sarà diciamo, animato da molti dei nostri studenti, coordinati da un nostro ex allievo, che è appunto Sandro Di Paola. L'incontro sarà moderato dall'eccellente qui presente assistente bibliotecaria, professoressa Tania Pulvirenti, ma adesso ci presenteremo un po' meglio tutti. Sarà appunto una serie di letture di geografi antichi, appunto letture, un reading letterario fondamentalmente tratto da opere di geografi e di viaggiatori dell'antichità classica in lingua greca e latina. Ringrazio inoltre il maestro Giuseppe Torrisi, che avrete modo di ascoltare, anche lui un nostro ex alunno, uno dei migliori ex alunni di questo liceo, che sta facendo grandi strade, ecco, in ambito pianistico. Ringrazio Matteo Calanna, che è un altro dottore che già laureato, anche lui ex nostro alunno, che collabora in biblioteca e che grazie al quale abbiamo tutta questa strumentazione tecnica che permette di diffondere online la diretta. Allora, io, come facciamo? Passo la parola a Tania, che dottoressa Tania Pulvirenti, che coordinerà diciamo, l'evento, e quindi faccio in modo che sia lei a presentare il nostro ospite. Buonasera a tutti, siamo veramente felici di ospitare qui il professor Antonio Danese che si occupa di geografia, di antropologia, di economia, di geografia turistica da tantissimo tempo, sia nelle scuole che all'università e che porta avanti con grandissima passione. Il suo amore per questa disciplina, che come diceva il professore Schembra, è tutt'oggi abbastanza bistrattata nelle scuole e che invece necessiterebbe di un maggiore spazio, anche a partire dalle ore a disposizione. Passo la parola direttamente a lui in questa ideale navigazione che noi condurremo all'interno del Mediterraneo.
degli autori del Mediterraneo, di questo Mediterraneo che parlò greco e parlò latino. Iniziamo però dal porto, perché ogni nave salpa da un porto. In questo porto vi sono le geografie all'alba della storia. La parola al professore Danese. Grazie, dottoressa Girenti. Grazie anche al pubblico che è intervenuto qui questa sera, grazie al professore Schembri, grazie al preside di questo liceo classico così prestigioso che seguo da tanti anni, anche per l'amicizia che mi lega al professore Schembri e anche al partenariato che facciamo, che abbiamo da molti anni attivato tra l'Associazione Italiana di Cultura Classica, sezione di Cireale, e l'Associazione degli Insegnanti di Geografia, sezione di Catania, Siracusa e Ragusa. Il motivo per il quale siamo qui è stato già ampiamente descritto. La cosa interessante è che è un viaggio ideale, ma è un viaggio anche sostanziale, perché proprio in questo Mediterraneo, che da questi giorni, queste ultime settimane, è fonte di tantissima tensione, soprattutto nella parte proprio nord orientale del Mediterraneo, quindi nella zona proprio dei Dardanelli, del Mar Nero, che in fondo fa parte del Mediterraneo in senso allargato, ripercorre sempre da moltissimi millenni scontri e incontri di popoli e di nazioni. Quindi questa navigazione ideale, ma è una navigazione sostanziale, grazie anche agli allievi di questa scuola che si impegneranno nel a raccontare, nel leggere, nell'interpretare questi brani, questi geografi antichi, sarà un'occasione bella per tutti voi che ci seguite da casa, per coloro che sono qui presenti, per poter approfondire, per poter crescere a livello sostanziale la cultura geografica, che è una cultura di cittadinanza molto profonda. Già tantissimi secoli fa Strabone si chiedeva a cosa servisse la geografia, ma forse ancora prima di Strabone anche altri geografi di cui accennerò. E quindi, volendo, possiamo anche iniziare con questa piccola introduzione che volevo fare. Voglio andare indietro e vorrei andare molto più indietro rispetto a quello che è stata la geografia, così come la interpretiamo noi. Immaginiamo che essa sia nata in Grecia, ovviamente con Anassimandro, che è il più importante da questo punto di vista dei geografi, che ha dato un taglio estremamente potente nell'applicazione di ciò che erano le conoscenze, ma ciò che è importante sottolineare è questo: che non esiste civiltà all'interno della storia dell'antropologia all'interno della quale non sia stata descritta la superficie terrestre come approfondimento e come conoscenza del mondo circostante. Ci sono solo due elementi fondamentali che uniscono tutte le civiltà del mondo, cioè il fatto che essa, questa civiltà antica o anche oggi, chiamiamola primitiva, crede in qualcosa, quindi il senso dell'aldilà, il mistero, e attraverso questo mistero della creazione, il guardare il cielo, la mappatura delle stelle è stata la prima forma di approfondimento e di mappa geografica. È una mappa ovviamente stellare. Pensate che il primo santuario che è stato ritrovato a livello archeologico è un posto che non penseremmo mai, si trova in Africa australe, nei confini dalla Zambia e la Repubblica Sudafricana, ed è un altare di una antica civiltà misteriosa che risale, pensate, a 70.000 anni fa. Un salto di alti quasi 50.000 anni e troviamo in Val Camonica, proprio nella zona nostra, la Val Camonica, una valle della Lombardia, una volta ce le facevano studiare tutte, nelle Alpi Adriatiche. E all'interno di questa valle si sono trovate dei petroglifi. Questi petroglifi è la mappa di Padolina, una la più antica rappresentazione urbana di un centro urbano incisa sulla roccia. Questa mappa di Padolina è una scoperta eccezionale che viene fatta, pensate, alla metà degli anni 30 del Novecento. Si pensava che fossero dei neri segni probabilmente dovuti agli scalpellini, che probabilmente andavano a creare delle figure fantastiche. In realtà si è visto che questa mappa di Badolina riproduce la conformazione urbanistica, anzi urbana, di questo centro, che era il villaggio di colui che forse 20.000 anni fa incise sulla pietra la mappa di questo villaggio. Facendo un altro grande salto, direi il
nostro assistente tecnico, vorrei fare un altro salto di quasi 17.000 anni, arrivare all'alba della storia geografica vera e propria. Questa che noi vediamo essere qualcosa di misterioso e di strano è una tavoletta babilonese, una tavoletta babilonese trovata nel VII secolo a.C., scusate, in realtà dal VII secolo a.C., trovata nel 1881 da un archeologo di origine proprio caldeo-armena, era lui stesso iracheno, curdo, vicino alla città di Nippur. È una rappresentazione particolare perché può sembrare una pietra senza nessuna particolare dignità ed è stato oggetto di molti studi prima che si arrivasse realmente a capire di che cosa essa potesse rappresentare. La figura successiva, per piacere, questa, vedete, si tratta proprio della mappa babilonese del mondo, un autore sconosciuto, il periodo siamo intorno al VII-VIII secolo, è piccolissima, ha una dimensione tra i 12 e gli 8 centimetri, 12 centimetri di lunghezza per 8 centimetri di larghezza, e questa mappa, come vedete, ha un cerchio all'interno del quale è iscritto dei segni che sembravano particolarmente misteriosi. In realtà sono stati misteriosi fino a quando non è stato possibile poter decifrare la scrittura cuneiforme che è ovviamente incisa all'interno di questa stessa rappresentazione che poi si è scoperto essere una vera rappresentazione della Terra. È la prima rappresentazione della Terra esistente al mondo in epoca, diciamo, di scrittura. Perché ovviamente possiamo parlare di storia solo quando esiste la scrittura. Prima ovviamente i petroglifi della Val Camonica erano solo qualcosa che non avevano un senso, ma li interpretiamo in chiave di antropologia preistorica. Invece, con la scrittura cuneiforme, abbiamo potuto interpretare quello che rappresentava realmente questa strana iscrizione, questa piccolissima tavoletta che, tra l'altro, è spezzata, come vedete, a metà tra le due parti, e ora vedremo come è stata ricomposta dagli archeologi. Molto interessante. Prego. Ecco, questa è ovviamente la stessa tavoletta di Nippur, viene chiamata così, in maniera più chiara e più visibile. Ma è possibile poter notare, abbiamo un vero e proprio cerchio che potrebbe, da questo punto di vista, ricordarci anche delle rappresentazioni medievali della geografia, ma anche su questo farò un piccolo riferimento. Troviamo quasi, come vedete, una sorta di croce, una vera e propria iscrizione a doppia entrata, come se fosse un'asta verticale e poi iscritta con un'asta orizzontale sopra e un'asta verticale sopra. Professore Schema, se lei vuole guardarla, Sì. perché anche è molto Sì, interessante sì. vederla. E come vedete, Diciamo le altre. carte a TO, quelle che si chiamano più o meno simili a quelle a TO dei codici medievali. Possono sembrare tali, ma in realtà siamo quasi 1300 anni prima. Ecco. Come vedete, vi sono delle punte messe e ci sono delle iscrizioni cuneiformi. Prima che si interpretassero queste iscrizioni cuneiformi, non si poteva immaginare cosa. Addirittura alcune, avendo visto quella che sembrava una forma di croce, avevano immaginato collegamenti con un proto-cristianesimo, qualcosa del genere. In realtà, una volta che è stata materialmente descritta, possiamo passare all'altra rappresentazione, ecco, che è molto più incisiva, è molto interessante vedere una cosa. Le scritte mettono in evidenza materialmente quello che era il mondo conosciuto di una volta. Come vedete, nella parte proprio centrale della cosiddetta croce abbiamo l'asta orizzontale. Nell'asta orizzontale con l'iscrizione accanto sulla destra è in realtà il nome di Babilonia, cioè il nome della città di Babilonia. Quindi in realtà questa rappresentazione, diciamo, quadrangolare, anzi rettangolare, nel senso della parola, rappresenta la città di Babilonia. La città di Babilonia è attraversata dal fiume ovviamente Eufrate, e allora si è immaginato che questa parte centrale potesse essere il fiume Eufrate. E in realtà era così, perché dalle rappresentazioni cuneiformi che abbiamo in basso, come vedete, una sulla destra e una sulla sinistra, c'è cioè l'asta rettangolare in basso che taglia perfettamente la parte sottostante, abbiamo una iscrizione in babilonese che rappresenta che cosa? Ci dice una parola, palude, molto interessante. Invece sulla sinistra, scusate, sulla destra, sulla sinistra invece abbiamo un'altra parola che ci mette in evidenza canale di scolo o canale di deflusso.
E allora qui gli archeologi hanno perfettamente capito che si trattasse della foce del fiume Eufrate, perché il fiume Eufrate, così come oggi, anche 2000 anni fa, sfociava in una zona di paludosa sul Golfo Persico, e attraverso un canale di deflusso naturale il fiume si impantanava e usciva in maniera, ovviamente impantanandosi in maniera naturale verso il mare del Golfo Persico. E allora, arrivato a questo punto, la parte alta, oltre la città di Babilonia, in alto sulla destra si poteva immaginare che fossero dei monti, e in effetti sono i monti Zagros. Quindi è una mappa che rappresenta tutta la Mesopotamia dell'epoca, e allorché gli stessi archeologi hanno evidenziato che questi puntini attorno potessero essere le città che erano attorniate alla città centrale di Babilonia. E sono state ritrovate tutte: la città di Ur, la città di Nippur, la città di Ninive, la città di Baalbek e tutte le altre che sono qui indicate. E allora cosa poteva essere il grande cerchio attorno? Ovviamente l'oceano, il madre oceano, in questo senso chiamiamo il senso di femminilità, proprio come le acque primordiali, viene chiamato proprio come il mare amaro. Passiamo avanti all'altra. Io ho voluto fare un paragone tra quello che era la rappresentazione di allora e quello che è la rappresentazione odierna. Immaginate che oggi possiamo vedere la Mesopotamia così, con i satelliti, è molto facile. Immaginate come potesse fare uno scriba di 2700 anni fa a poter, anzi 3700 anni fa, a poter identificare lo spazio geografico solo in questa maniera. E la rappresentazione reale con le antiche città di Babilonia e della Mesopotamia è perfettamente coerente con quello che è indicato nella tavoletta di Nippur. Prego, le altre tavolette. E qui infatti c'è la vera e propria descrizione fatta dagli archeologi e dei dell'antico Assiro, con i nomi di tutte le città antiche. A questo punto ci viene di vedere, immagina cosa sono le stelle, quei triangoli verso sopra, sono le regioni esterne, quindi il mondo esterno. Il mare circonda perfettamente, viene chiamato mare amaro, è interessante questo fatto, e le altre regioni sono le regioni esterne, viene indicata appunto la Persia, viene indicata a nord dell'Armenia, viene indicata la regione dei Hittiti, viene indicata la regione di Israele, viene indicata la regione dell'Arabia. E quindi perfettamente tutte le indicazioni della terra conosciuta allora da questo scriba. Prego, eccola qui. Questa è la vera e propria tavoletta di Nippur. Come vedete, ha dei fili di nylon che la tengono unite le due parti, che hanno permesso di poter ricostruire questa. È conservata al British Museum di Londra, in particolar modo alla British Library del British Museum. Questo è il lato, diciamo, visto con inclinazione sulla destra. L'ultima slide, in questo senso, ecco, vedete, qui è estremamente bella, indicata, c'è pure il marchio del ritrovamento, è un gioiello dell'arte, diciamo, antica, ed è la prima in assoluta persona del mondo conosciuto che noi abbiamo oggi. Poi forse ne troveremo altre più antiche, ma è veramente straordinaria solo a vedersi. Grazie. Con la prima navigazione, la Grecia e il Mediterraneo orientale. E iniziamo con un brano di Dice Arco da Messina. Chi era Dice Arco? Già alla fine del IV secolo a.C., guardare il mondo con lo sguardo del geografo significò fare affidamento su un amplissimo bagaglio culturale. Dice Arco, filosofo peripatetico, alla vita teoretica contrappose la vita attiva, con un atteggiamento di indagine surreale che traduceva la connessione dei particolari in scientifica comprensione della totalità. Scrisse su svariati argomenti, ma le opere di interesse geografico sono la Periodos Ges e il Bios Hellados, cioè la descrizione della Grecia e il giro della Terra. Nella Periodos, per la prima volta, l'Ecumene viene rappresentata topograficamente entro un reticolato geometrico di meridiani e paralleli. La descrizione della Grecia traccia una storia della cultura greca dall'età mitica al suo tempo. In essa il progresso storico è interpretato come progressivo aumento dei bisogni e degli interessi. Il brano numero uno si intitola proprio Descrizione della Grecia e invito a leggere Zaira Maccarrone.
Ambracia è la prima città dell'Ellade. Essa si dice essere colonia dei Corinti. Fu fabbricata in mezzo al seno Ambracio e vista dal mare spagliottata. Vi ha un illustre tempio di Minerva e un porto chiuso. Tutta la regione si chiama Triopide. L'Ellade sembra da Ambracia cominciare, tanto è vicina alla sua estremità. Essa, come scrive Filea, si accosta al fiume Peneo e a Nomole, il monte dei Magnesi. Alcuni dicono che la Magnesia sia nell'Ellade. Da Ambracia alla Tessaglia vi ha 3 giorni di cammino. Vi è il fiume Ratto che si scarica nel mare presso un monte soprannominato Sacro. Il tragitto è di 120 stadi. E dopo questo vi sono gli Oresti, gli Anfiloti, che hanno Argo Anfilopica. E dopo vi sono gli Acarnani, che hanno molte città. L'Eucade, dove comincia un gran porto, che conduce all'Istmo. Ivi le isole Cefallene, l'Augusta e Alta Itaca, di stadi 80, che ha 3 porti, un tempio di Ercole e un altro di Venere. Indi ecco l'Etolia, ove risiede Pleurone, un tempio di Minerva chiamato Santo. Poi Calidone, le isole Chinadi e il fiume Leno, che scorre dal Pindo. Costoro abitano a mezzogiorno dei Dolopi, e il tragitto è di 1 giorno. E indi la Locride, ove la città di Neupatto è sotto un gran porto della città di Tolofone. Dopo Tolofone, vi ha il fiume Ileto, che dicono scorresse dall'Etolia. Tutto il tragitto non è di 1 giorno intero. Dalla terra dei Focei di Lelegi, presso la città di Cirra, eccoti in lontananza la città di Delfo, e il tempio ove l'oracolo, e il Parnaso, grande e ombrevole monte. Qui viene la Corigia, con la spelonca delle ninfe, e indi la città di Anticirra, e il fiume Cepido, che scorre dalla Focide. Nella regione mediterranea, via Ciparisso, la Ritta, e dopo l'Aulide. La Beozia giace locata nella Focide all'Aurora. Vi hanno 2 illustri monti, l'Elcona e il Citerone. Non molto distante la città di Aulide dei Beozi, presso la quale è il porto e il sacro tempio di Diana, che si dice costruito da Agamennone. Nella regione mediterranea giace la bella e grande città di Tebe, che ha di circuito 43 stadi. La longitudine della Beozia, come si dice, è di 500 stadi. Ha i fiumi, uno detto Ismeno e l'altro Asopo, e i campi vicini abbondevoli d'acqua. Vi ha poi la regione dei Megareti, e quindi comincia il Peloponneso. Qui un porto pieno di vino, è la città di Lecheo. Di fronte vi sono Creta e Citera, cioè le due isole. La longitudine della prima è di circa 2500 stadi. Di tutte è la più antica abitata, ed è 3 colonie greche, una dei Lacedemoni, la seconda degli Argivi e la terza degli Ateniesi. A barbare genie nate nella stessa isola, altre città vi sono in Creta, che annoverare sarebbe di molta fatica. Leggiamo ora le isole Cicladi, che sono locate al mezzogiorno dell'Eubea, che circondano il mare Mito e che partecipano in tutto all'Attica regione. La prima è l'isola Cicceros, poi Cicno, e poi Serifo e Sifno. Tutte hanno porto. Dopo questa vi è Delo, detta l'isola sacra, e il tempio d'Apollo, e un Nemicono. Seguono Peno e Anco. Nelle isole Sporadi, non molto lontano, vi è Cimolo, Terra, Ios e Naxos. Dopo queste, la pelagica Scino, locata di rimpetto all'Eubea. Da questa non è molto lontana l'isola di Petareto, altrimenti Tripoli chiamata. Grecia veramente arcaica, no? Perché anche le stesse regioni, poi come in età classica verranno rappresentate dalla civiltà della Grecia, qui sembrano quasi sconosciute. Interessante in 2 aspetti, diciamo, squisitamente geografici, perché dice Arco è il primo dove si termina longitudine, più volte l'uscita, e questo è molto importante, perché mentre per i geografi anche più antichi rispetto dice Arco, il termine latitudine era abbastanza comprensibile, la longitudine è stato un problema che poi è durato per più di 2000 anni ed è stato risolto solo 2 secoli fa, ovviamente la scoperta, non tanto la scoperta ma la determinazione della longitudine. E poi è bello il fatto che dice Arco parli di regione, 2 volte dice regione, nella regione mediterranea, e questo è molto interessante perché il concetto di regione è uno degli aspetti più interessanti della geografia, e
una delle più, diciamo, più interessanti, anche più fondanti della terapia stessa. La descrizione delle città è estremamente scarna, come potete notare, però sulle isole vengono citate tutte, Andros, Naxos, Siros, l'isola Cefalei, mi ricordo Cefalonia, perché sono le isole di Cefalonia, infatti nota che Cefalei dove c'è Itaca, e quindi questo corrisponde in realtà perché Itaca è proprio di fronte a Cefalonia, e quindi è molto interessante questa descrizione di Diceac. Questa stessa è stata ripresa da un testo che è del 1822, di un edito in Palermo, da un editore palermitano nel 1822, ed è stata una traduzione di un avvocato palermitano dedicato ad un nobile palermitano dell'epoca. I frammenti di Diceac, magari il professore Schembra. Sì, no, semplicemente appunto volevo puntualizzare che, pur essendoci pervenuto frammentariamente, questo è un frammento di tutto rispetto, perché ha una sua coesione interna, una coerenza. Evidentemente chi citava Colton è stato interessato, ecco, non soltanto, come solitamente accade, da motivazioni di natura grammaticale, linguistica, ma evidentemente ha riconosciuto proprio il valore geografico e dunque ha dato dignità al frammento del testo per essere tramandato. Questo è sicuramente importante. Sì, tra l'altro questo testo, come vedete, è propedeutico alla descrizione dell'Attica. Infatti descrive tutta la Grecia tranne l'Attica. Probabilmente c'era un frammento successivo che avrebbe descritto solo l'Attica, che però non ci perdiamo. Questa è la cosa particolare. Andiamo allora al secondo frammento. Se stavolta non è un frammento, vedo, ma è un estratto. Ma è un estratto. È un estratto dalle storie di Erodoto e dell'Icarnasso. È un autore famosissimo. L'indicazione della città d'Asia Minore in cui nacque dal 490 al 480 avanti Cristo fu dall'autore alternata a quella del luogo in cui forse visse negli ultimi anni, la Ctesis ateniese di Turi in Calabria. Come su quella costa natia, anche in lui si incontrano cultura greca e barbarica. Le linee dei viaggi che lo condussero in Grecia, Egitto, Fenicia, Arabia, aprirono in lui orizzonti e intelligenza del mondo. Specchi di uno sguardo quasi privo di asfittici campanilismi, i 9 libri delle storie. I primi 5, etnografici e geografici, sono logoi dedicati ai popoli barbarici. Gli ultimi 4 descrivono le guerre persiane. Aneddoti, miti, fiabe, excursus geoantropologici raccontano di un mondo tra oralità e scrittura, della concezione relativistica del nomos, proprio di una mente furiosa che ricerca, si documenta, ascolta. Il brano di Erodoto di Alicarnasso è tratto da Storie, libro secondo, 5, 9 e poi 12. Narra delle geografie dell'Egitto e la lettrice sarà Giorgia Impallomeni. A me pareva che dicessero la verità sul loro paese, poiché, anche senza averne sentito parlare in precedenza, ma solo a vederlo, a un uomo che abbia un po' di giudizio, è evidente che l'Egitto, al quale giungono i greci con le navi, è per gli egiziani una terra d'acquisto e un dono del cielo. E si deve dire altrettanto dei territori che si stendono a monte di questo lago Nero, fino a una distanza di 3 giorni di navigazione, e dei quali, fino ad oggi, quei sacerdoti non hanno ancora detto nulla di sì. Ecco infatti com'è la natura del suolo d'Egitto. Come prima prova, se tu arrivi per mare, stai lontano dalla costa, ancora una giornata di corsa, calando lo scandaglio, trarrai su del fango, e non sarai che a 11 orge di profondità. Questo dimostra che, fino a quella distanza, si ha terreno lungo mare. In secondo luogo, l'Egitto stesso si stende dalla parte del mare per una lunghezza di 60 schermi, secondo i confini che noi diamo all'Egitto, dal Golfo di Pintino al Lago Tergonide, presso il quale si eleva il Monte Caso. A partire da questo lago, dunque, si hanno i 60 schemi, poiché quelli che sono poveri di terreno misurano il loro suolo a orge, quelli meno poveri che a stadi,
quelli che ne hanno molto lo misurano a parasanghe, quelli che ne hanno in grande abbondanza a stemi. La parasanghe corrisponde a 30 stadi e ogni steno, che è una misura egiziana, a 60 stadi. Così dunque l'Egitto sulla fronte del mare misurerebbe 3600 stadi. Dalla costa verso l'interno e fino agli ovuli, l'Egitto è largo, tutto piano, pieno di acquitrini e di melma. La strada che porta agli ovuli, per chi viene dal mare, è pressappoco uguale in lunghezza a quella che da Atene, dall'altare dei 12 dei, porta a Pisa e al tempio di Giove. In verità, a voler fare il calcolo esatto di queste strade, si troverebbe una piccola differenza che fa sì che non siano perfettamente uguali, ma non più di 15 stadi. Infatti, da Atene a Pisa mancano 15 stadi per farne 1500, invece dal mare a Riopoli il tragitto raggiunge esattamente 1500. Da Riopoli, procedendo verso l'interno, l'Egitto si restringe. Da una parte, infatti, si stende la catena dell'Arabia, che va da Serpentione verso Mezzogiorno. È il vento del sud, sempre spingendosi all'interno in direzione del mare chiamato Eritrea. Qui vi sono le cave di pietra che furono aperte per costruire le piramidi di Menfi, e a questo punto, arrestandosi, il monte si volge nella direzione che si è già detto. Laddove essere più larga, secondo le notizie che ho appunto, la zona montuosa si estende per una lunghezza di 2 mesi di viaggio da oriente a occidente, e le sue estreme pendici orientali portano in cielo. Tali sono le caratteristiche di questa catena di monti. Dalla parte dell'Egitto, che guarda verso la Libia, si stende un'altra montagna pietrosa, dove si innalzano le piramidi, ricoperte di sabbia che si prolunga nella stessa direzione di quella parte della catena d'Arabia che avvolge verso il sud. A partire da Eliopoli, il paese non è più molto esterno, per essere una parte dell'Egitto.
ricordate, un'isola stretta e lunga, è un po' più larga del tutto il delta del Nilo. Poi diciamo che il nostro scrittore, il nostro Erodoto, pone un problema, quello del cosiddetto geografo da tavolino, perché cioè, alcuni ci raccontano e ci dicono che, eccetera. In realtà questo è un problema che si è sempre posto, porterà anche una grossissima diatriba tra i geografi alessandrini e invece i geografi cosiddetti straboniani, cioè il fatto di essere stati essi stessi in primo luogo, come vedremo poi alla fine del percorso di Pipia, degli esploratori, quindi il geografo esploratore, quindi ha visto realmente con i suoi occhi la Terra, colui che invece è il famoso geografo del piccolo principe, che praticamente accoglie e manda i suoi esploratori per farsi raccontare, perché lui è colui che è capace di interpretare il territorio rispetto agli altri. L'esploratore come un mero osservatore, il geografo come invece un elaboratore di teorie. Questo poi nel tempo passerà e verrà superato da molto... dalle teorie soprattutto della modernità. E un'altra cosa interessante... Tra l'altro, scusa, interrompo, questa contrapposizione esiste anche per la storiografia, non soltanto per la geografia antica. La contrapposizione, per esempio, che animava, che ne so, in epoca ellenistica, Polibio con Timeo, cioè lo storico da biblioteca, lo storico che compulsa soltanto le fonti antiche, e chi invece propugna, come Polibio, peraltro sul solco Tucidideo, l'autopsia, cioè andare a vedere con i propri occhi esattamente quello che è accaduto nei limiti del possibile. Certo. Anche interessante, dice una cosa a me molto, molto interessante in questo, quando lui dice che all'interno, alla base delle piramidi, vi erano delle concrezioni salmastre marine. E questo è molto interessante perché alcuni recenti studi archeologici, tra l'altro fatti dal più grande archeologo egiziano, hanno dimostrato che le piramidi erano collegate direttamente al delta del Nilo attraverso un canale e quindi oggi si ritrovano a molti chilometri dalla distanza rispetto al mare, ma in realtà in antichità probabilmente erano molto più vicine e sicuramente collegate dal mare attraverso un canale che permetteva di giungere dalla foce del fiume fino alle piramidi stesse, che sono ora distanti quasi meno 80-100 km. Quindi cosa ci fa capire? Che non era una cosa molto interessante anche dal punto di vista, diciamo, geologico. Assolutamente interessante il fatto che dice che le inondazioni del Timo provenissero dall'Etiopia, e corrisponde in realtà anche il fatto che le montagne dell'Arabia siano rocciose e le montagne della Libia invece abbiano una composizione geologica completamente differente. Quindi molto interessante anche questo caso, veramente. Concludiamo questa prima navigazione con il nostro terzo autore, che è Flavio Giuseppe. Nato a Gerusalemme nel 37-38 d.C., in seno a nobile famiglia, intellettuale precoce, si formò presso le scuole di Sadducei, Farisei ed Esseni e sotto la guida di Panno, affine al Battista. A 26 anni, a Roma, ottenne la liberazione di alcuni sommi sacerdoti. Partecipò alla rivolta giudaica, nel 67 fu condotto prigioniero a Roma per il trionfo di Vespasiano, cui predisse il trono. Liberato divenne il protetto dei Flavi. Assistette alla distruzione di Gerusalemme per mano di Tito e visse a Roma tra fama e onori. Si dedicò ad una vasta e controversa attività di scrittore. La guerra giudaica, in greco, anche se l'originale in aramaico è perduto, narra la storia del suo popolo da Erode il Grande alla distruzione di Gerusalemme, con taglio autobiografico, autoapologetico e diplomaticamente filoromano. Morì intorno al 100 d.C. Il brano che leggeremo è tratto dalle Guerre Giudaiche, libro quinto, capitolo quarto, parla proprio di Gerusalemme. Invito a leggere Giulia Aracidi. E cinta di mura, eccetto nella parte che affaccia su strapioni impraticabili, dove il muro era uno solo. La città era costruita su due colline che si fronteggiano, separate da una valle frapposta, verso cui le case degradavano l'una dopo l'altra. Delle due colline, quella che formava la città alta era notevolmente più elevata e aveva sulla sommità una schianata più ampia.
per la sua forte posizione, essa ebbe appunto il nome di fortezza del re David, il padre di Salomone, che fu il primo a costruire il Tempio, mentre noi la designiamo con il nome di Piazza Superiore. La seconda collina è quella che si chiama Acra e che formava la città bassa, con la sua forma ricurva all'estremità. Di fronte a questa v'era una terza collina, originariamente più bassa dell'Acra, da cui in antico era separata da un altro ampio vallone. Più tardi, durante il loro regno, gli Asmonei colmarono tale vallone, volendo congiungere la città col tempio, e insieme fecero sbassare la sommità dell'Acra, sì che pure su di essa sovrastasse la mole del tempio. La valle dei Cacciari, che abbiamo detto, è interposta tra la città alta e la città bassa, arriva fino alla Siloa, come appunto chiamavamo quella fonte ricchissima di acqua dolce. Le due colline della città terminavano all'esterno in strapiombi profondi e per i dirupi su entrambi i lati non era possibilità di accesso. Il più antico dei tre muri era imprendibile a causa degli strapiombi e dell'altura su cui era stato innalzato. Oltre al vantaggio della posizione naturale, era stato costruito solidamente, e non solo Davide e Salomone, ma anche i loro successori vi avevano dedicato le loro cure. Cominciando a nord dalla torre chiamata Ippico, si protendeva fino al Sisto, poi raggiungeva il Palazzo del Consiglio e terminava al portico occidentale del Tempio. Dall'altra parte, cominciando dallo stesso punto e guardando a occidente, il muro correva attraverso la località chiamata Bezzo, fino alla Porta degli Esseri, poi si distendeva a sud fino ad avvolgere la fonte Siloa, donde, volgendo ancora ad est, verso la vasca di Salomone e superata una località chiamata Ofel, raggiungeva il portico orientale del Tempio. Il secondo muro cominciava dalla porta nel primo muro, che si chiamava Gennat, e cingendo solo la parte settentrionale della città, arrivava fino alla Rinfogna. Il terzo muro cominciava dalla torre Ippico, donde si protendeva a nord verso la torre Zefino, per poi correre di fronte ai monumenti di Elena. Questa era la regina della Diadene, figlia del re Zefiro. E allungandosi dietro alle caverne reali, ripiegava la torre angolare verso il monumento detto del Cardatore e terminava congiungendosi col muro antico della vallata chiamata Sedron. Questo muro fu costruito dal re Agrippa per proteggere le parti che si erano aggiunte alla città e che erano tutte indifese. Infatti la città, per il grande aumento della popolazione, un po' alla volta si era allargata fuori delle mura. Gli abitanti, congiungendo con le loro case la zona a nord del tempio, con l'antistante collina, si spinsero così avanti da popolare una quarta collina, che si chiamava Bezzeta, ed è situata di rimpetto all'Antonia, da cui la separa un profondo vallone. Quest'ultimo venne scavato appositamente affinché le fondamenta dell'Antonia, congiungendosi con la collina, non fossero facilmente accessibili e non elevate. E così grandissima altezza acquistarono le torri per la profondità dello scavo. Questo nuovo quartiere, nella lingua del posto, venne chiamato Bezzeta, che tradotto in greco vorrebbe dire città nuova. Agrippa, l'omonimo padre dell'attuale re, vedendo che gli abitanti di tale quartiere erano privi di difesa, cominciò a costruire il muro che sopra abbiamo detto. Ma poi ebbe timore che Claudio Cesare, per la grandezza dell'opera, lo sospettasse di propositi di ribellione e abbandonò i lavori dopo aver gettato solo le fondamenta. E in realtà, se il muro fosse stato completato come era stato cominciato, la città sarebbe diventata imprendibile. Infatti, era costruito con blocchi di pietra della lunghezza di 20 cubiti e della larghezza di 10, sì che non sarebbe stato possibile scalzarlo agevolmente con leve di ferro o scuoterlo con macchine d'assedio. Il muro, poi, aveva uno spessore di 10 cubiti e la sua altezza sarebbe stata ancora maggiore se il suo costruttore non fosse stato costretto a ridimensionare i suoi progetti. Più tardi, sebbene sopraelevato in tutta fretta dai giudei, raggiunse l'altezza di 20 cubiti, con in più merli di 2 cubiti e propugnacoli di 3 cubiti, sì che l'altezza raggiunse complessivamente i 25 cubiti. Al di sopra del muro si elevavano le torri,
di 20 cubiti di altezza per 20 di larghezza, quadrangolari e massicce come il muro stesso. La connessione e la bellezza dei blocchi erano degne di un tempio. Al di sopra della parte massiccia delle torri, alta 20 piedi, vi erano delle magnifiche stanze per abitazione e sopra ancora dei vani destinati a contenere le acque piovane, con ampie scale a chiocciola di accesso. Di simili torri, il terzo muro ne aveva 90, disposte a un intervallo di 200 cubi. Nel muro di mezzo erano inserite 14 torri in quello antico 60. L'intero circuito della città misurava 33 stadi. Ma se tutto il terzo muro si presentava come un capolavoro, ancor più lo era la torre Psetimo, che sorgeva all'angolo nord-occidentale della città, di fronte al luogo dove Tito aveva posto il suo accampamento. Infatti essa era alta 70 cubiti, e di lassù, al sorgere del sole, si poteva spingere lo sguardo alla rabbia e agli estremi confini del territorio dei Giudei, fino al mare. Era pianta ottagonale. Di rimpetto si innalzava la torre Ippico, e non lungi altri due, inserite tutte e tre nel muro antico del re Erode. Per l'imponenza, la bellezza e la solidità, non c'era al mondo nulla di paragonabile. Infatti, oltre che per la sua naturale magnificenza e per l'orgoglioso attaccamento verso la città, il re fece costruire queste opere così maestose per assecondare l'impulso del cuore, dedicandole alla memoria delle tre persone che gli erano state più care e chiamandole col loro nome. Erano questi un fratello, un amico e la moglie. Costei, come abbiamo raccontato, l'aveva uccisa per amore, mentre gli altri due li aveva perduti in guerra, dove erano morti da valoroso. La torre Ippico, denominata dall'amico, era a pianta quadrata, misurava 25 cubiti di lunghezza e di larghezza ed era completamente massiccia fino all'altezza di 30 cubiti. Su questa parte massiccia, formata di pietre compatte, poggiava un vano dell'altezza di 20 cubiti per la raccolta degli acque piovane. Sopra questo vano erano due piani abitabili per un'altezza complessiva di 25 cubiti, con tetti di colori diversi, e al di sopra di essi un coronamento di torrette di 2 cubiti e di propugnacoli di 3 cubiti, sì che lì, nell'insieme, l'altezza della torre raggiungeva gli 80 cubiti. La seconda torre, che Erode chiamò Fasolia come il fratello, aveva la lunghezza uguale alla larghezza, 40 cubiti ciascuna, e anche di 40 cubiti si innalzava la sua parte massiccia. Sopra questa correva un portico alto 10 cubiti, difeso da ripari e parapetti. Al centro del portico si innalzava un'altra torre, che racchiudeva magnifici appartamenti, compreso un bagno, sicché ad essa nulla mancava per sembrare una reggia. Sulla sommità era coronata dalle torrette e dai propinacoli. L'altezza complessiva era di circa 90 cubiti e nella forma rassomigliava alla torre che dall'isola di Faro fa luce ai naviganti diretti ad Alessandria, ma era di dimensioni molto maggiori. Allora era adibita a quartier generale di Salomone. La terza torre, che si chiamava Marianna dal nome della regina, era massiccia fino all'altezza di 20 cubiti, così come 20 cubiti misuravano la sua larghezza e la sua lunghezza. Ma la parte superiore abitabile era assai più sontuosa e decorata. Il re, infatti, ritenne che la torre che portava il nome di una donna fosse più adornata di quelle che si denominavano da uomini, allo stesso modo che quest'ultime erano più robuste dell'altra. Complessivamente, l'altezza della torre Marianne era di 55 cubiti. Le tre torri, che avevano tali grandiose proporzioni, apparivano ancora più maestose grazie al loro impianto. Infatti, il muro antico in cui erano inserite era spiccato su una base rialzata e da questa base emergeva come una cresta che si innalzava per un'altra trentina di cubiti. Era appunto sulla sommità di tale cresta che le torri poggiavano, guadagnando così ancora molto in altezza. Mirabile era anche la mole dei blocchi, perché le torri non erano state costruite con materiale comune né con pietre trasportabili a braccia, ma con blocchi di marmo bianco.
Ognuno di questi aveva la lunghezza di 20 cubiti, la larghezza di 10 e lo spessore di 5. Ed erano così ben connessi tra loro che ogni torre sembrava un immenso monolito spuntato dalla terra, a cui le mani degli artefici avevano dato forma e modellato gli angoli. A tal punto era da ogni parte impercettibile la connessione delle varie parti. A sud di queste torri e collegate internamente con esse era il Palazzo Reale, superiore a ogni descrizione. Non era edificio più stupendo per la magnificenza e per l'impianto. Lo circondava tutto intorno un muro alto 30 cubiti, in cui a uguale intervallo erano inserite torri ben rifinite e conteneva saloni vastissimi e camere da letto per 100 ospiti. Qui un'indescrivibile varietà di marmi, essendovi state trasportate in abbondanza le qualità che altrove sono rare, soffitti mirabili per la lunghezza delle travature e per lo splendore degli ornamenti, innumerevoli appartamenti di mille forme diverse, tutti riccamente arredati, dove la maggior parte degli oggetti erano di argento e d'oro. Tutto intorno molti porticati comunicanti tra loro, ognuno con colonne diverse e con gli spazi racchiusi tutti ricoperti di verde, dove crescevano alberi diversi tra lunghi viali fiancheggiati da profondi canali e laghetti adornati di figure di bronzo da cui zampillava l'acqua, e intorno alle fontane numerose casette per i colombi domestici. Ma come non si può dare un'adeguata descrizione della reggia, così nel doloroso ricordo, che richiama alla mente le devastazioni causate col fuoco dai mammuti, perché queste meraviglie non furono i romani a distruggere, ma i rivoluzionari. Come già dicevamo, l'incendio appiccato all'Antonia all'inizio della ribellione si propagò poi alla reggia e attaccò anche i tetti dalle tre torri. Questo testo piuttosto lungo, scelto diciamo volontariamente con una connotazione più precisa, perché la geografia è fatta anche di geografia urbana, e quindi la descrizione di una città fatta in maniera così meticolosa da, appunto, da Flavio Giuseppe o da Giuseppe Flavio ci fa capire l'importanza che il Tempio di Gerusalemme e le 12 torri che rappresentavano le 12 tribù di Israele racchiudevano all'interno questa città che allora importante, rappresentavano una minaccia non tanto sostanziale per i romani, non tanto militare, quanto una minaccia, diciamo, sull'idealità, no? Lo spirito, mentre Cartagine era stata per i romani una vera e propria contro Roma, potenza militare, potenza economica che andava distrutta per la ricchezza e per la minaccia che essa portava. Gerusalemme non portava alcuna minaccia militare nei confronti dei romani, che infatti la distrussero nel giro di 3 anni, insomma, perché poi le guerre giudaiche durano circa 3 anni nella prima fase, e ancora dopo, poi Adriano, una 70 di anni dopo, la distrusse definitivamente. Ma rappresentava un contraltare alla ideologia romana. Pensate che tutto il Tempio di Gerusalemme all'interno non aveva, come nei tempi greci, una grande statua di un dio, ma aveva un vuoto, il nulla. Il Sancta Sanctorum era lo spazio di Yahweh, ovviamente, che era totalmente impalpabile, trascendente, un vuoto assoluto. E questo sconcertava i romani, che ovviamente videro in questa religione così ostinata, no? I giudei di dura cervice, nel voler in maniera proprio con protervia continuare ad attestare la fede in un Dio che non era possibile poter nominare, né era possibile poter rappresentare, né era possibile poter vedere. Quindi questo sconcertava i romani a tal punto che poi il vero, c'è un testo interessantissimo di uno storico americano, Roma e Gerusalemme, è un testo tra l'altro molto voluminoso, molto interessante, che racconta appunto come il secondo grande pericolo per l'esistenza di Roma, dopo Cartagine, fu realmente Gerusalemme. Anche se comunque, se posso, ma certamente precisato che
l'ostilità che i romani, che l'impero romano ebbe nei confronti della religione ebraica di Gerusalemme non fu assolutamente paragonabile a quella che poi ebbe nei confronti del cristianesimo, perché comunque gli ebrei erano chiusi in una forma di nazionalismo e non avevano quella concezione di trasversalità etnica che invece i cristiani ebbero. E questo ovviamente metteva chiaramente e seriamente in discussione e in pericolo appunto il potere politico romano. Quindi è vero sì che gli ebrei avevano idealmente, da un punto di vista religioso, si trovavano agli antipodi rispetto ai romani, però è anche vero che i cristiani rappresentarono un pericolo, una minaccia sicuramente più, diciamo, grave, e questo motiva tutte le persecuzioni fino a che ovviamente poi con Costantino si diverrà ad un equilibrio politico un po' di facciata, ecco, diciamo. Tra l'altro voglio dire un'ultima cosa su questo: il fatto recentemente una per me vergognosissima dichiarazione dell'UNESCO fatta nel 2018, che ha stabilito in maniera chiara, proclamando che non esiste alcun legame storiografico, storico, antropologico tra la città di Gerusalemme e il popolo ebraico. Questa è una vergogna assoluta, contestata ovviamente da buona parte delle nazioni civili, prima di tutto ovviamente dallo Stato di Israele. E questa attestazione, questa descrizione di Giuseppe Flavio, penso che fosse stata letta da coloro che in maniera veramente scandalosa hanno redatto questa dichiarazione UNESCO. Penso valga solo questa lettura a dimostrare che chiaramente su che base non lo sappiamo, questo resta, perché in realtà è proprio questo. La descrizione appunto del Tempio di Gerusalemme, avrete la fortuna di andare a Gerusalemme, all'interno del Grande Museo di Israele c'è una riproduzione della città di Gerusalemme fatta sulla descrizione di Giuseppe Flavio in scala 1 a 50, straordinaria, che è possibile poter proprio ammirare questa descrizione di Giuseppe Flavio riprodotta materialmente in cartapesta e pietra, che ci fa vedere la magnificenza di questa città, quell'epoca e del tempo stesso. Bene, allora, veniamo a questo punto al primo momento musicale che intervalla le nostre navigazioni. Al pianoforte abbiamo il maestro Giuseppe Torrisi, che eseguirà un brano di Claude Debussy, il preludio numero 1 dal primo libro, Les Danses de Delphes. Prego.
brani sono stati scelti, credo, con delle tematiche geografiche. È dedicato anche agli scavi archeologici che si sono, appunto, hanno portato alla luce il sito archeologico di Delfi dal 1892 al 1895, che furono degli scavi esclusivamente francesi. Va bene. Iniziamo a questo punto la nostra seconda navigazione, dedicata all'Italia, alla Sicilia e al Mediterraneo centrale. E il nostro quarto autore, primo per questa seconda navigazione, è Pausania, il Periegeta. Brevissime notizie sull'autore. L'autore della Periegesis Tesellados, probabilmente originario dell'Asia Minore, visse nel secondo secolo d.C. sotto gli Antonini. Viaggiò molto anche al di fuori della Grecia, come d'uso per gli intellettuali dell'epoca. L'opera, in 10 libri, è molto più che una guida turistica. Descrive la Grecia continentale lungo due itinerari, regionali e urbani, da Atene verso il Peloponneso e da Atene verso la Grecia centrale. Di interesse geografico, archeologico, artistico, storico e antiquario. I lunghi excursus mitografici, storici, biografici, etnografici e paradossografici aspirano a fornire al lettore dotato di curiositas un sapere tendenzialmente enciclopedico, pur essendo le sue velleità letterarie e non scientifiche. Nella Periegesis è possibile trovare notizie storiche non reperibili altrove, notazioni utili all'archeologia e allo studio dei culti minori. Il brano che proponiamo in lettura è tratto dalla Periegesi, libro decimo, descrizione della Sardegna, e la lettrice è Zaira Maccarrone, che invitiamo a leggere. La Sardegna, per estensione e per ricchezza, non la cede alle isole più celebrate. Quale fosse l'antico nome che aveva avuto dagli indigeni, io lo ignoro. Però quei greci che navigavano per ragioni di commercio la chiamarono Ecnussa, perché la figura dell'isola è di molto simile all'impronta del piede umano. La sua lunghezza è di 1200 stadi, di 470 la larghezza. Si dice che i primi a passare con le loro navi nell'isola fossero gli africani, e che il loro condottiero fosse Sardo di Macerine, figlio di Eracle, al quale si dà il soprannome di Egizio e di Africano. Molto celebre fu il viaggio di Macerine ad Elfi. Sardo poi portò gli africani in Musa, e perciò l'isola cambiò il nome nel suo. La flotta degli africani non scacciò gli indigeni, ma questi ultimi li accolsero più per la loro superiore forza che per la benevolenza. Né gli africani né gli indigeni sapevano edificare città, bensì abitavano in capanne e spelonche, così come potevano. Dopo l'arrivo degli africani, giunsero dalla Grecia nell'isola quelli che seguivano Aristeo, il quale dicono che fosse figliolo di Apollo e Cirene, che, sommamente afflitto per la disgrazia di Appione, non potendo per il dolore stare né in Beozia né in altra parte della Grecia, si trasferì in Sardegna. Qualcuno pretende ancora che Dedalo allora fuggisse per la spedizione dei Cretesi ed avesse parte nella colonia di Sardegna con Aristeo. Ma non ci può essere ragione per credere che Dedalo, il quale rifuggeva ai tempi in cui regnava Edipo in Tebe, avesse parte nella colonia o in alcun'altra cosa con Aristeo, che aveva moglie in moglie Autonoe, figlia di Cadmo. Ma neppure questi edificarono alcuna città, perché sia come numero di coloni che come forza di lavoro era da credere che fossero non all'altezza di tale impresa. Dopo Aristeo passarono in Sardegna gli Idenci, avendo come condottiero un Orace, e fu da questi edificata la città di Nora. Questa è la prima città che si rammenta ci sia stata nell'isola. Dicono inoltre che Norace fosse figlio di Altea, nata da Gerione e Mercurio. Questa è una piccola notazione interessante, queste descrizioni sono molto veritiere. L'altro ci ricorda che il legame tra la Sardegna e l'Africa è ancora inciso sulla bandiera della regione sarda, i quattro appunto, africani
che rappresentano questo legame antico e mitologico dell'isola con l'Africa di fronte. È interessante il fatto che appunto Pausania descriva questo discorso della Sardegna considerando che gli indigeni non fossero, vivessero in delle spelonche. Oggi sappiamo che queste spelonche sono invece manifestazioni di una civiltà molto più profonda che la città dei, civiltà dei nuraghe. Chiaramente i nuraghe in Sardegna, a parte pare ce ne siano più di 200, uno ovviamente uno dei più importanti siti preistorici del mondo, che è patrimonio UNESCO, il nuraghe di Baruni, che è una vera e propria città che probabilmente, io l'ho visitato anni fa, poteva contenere fino a 7.000 persone, che in epoca ovviamente a cavallo tra il paleolitico e il neolitico era una popolazione ovviamente strepitosa. Ha un'architettura molto particolare, ovviamente tutta assolutamente non in spelonca, ma costruita con pietre, che permetteva con una caratterizzazione diciamo, urbana molto interessante, con il flusso delle acque, la raccolta delle acque piovane, le vie vere e proprie della città che permettevano addirittura lo smistamento di traffico, inteso come traffico animale, ovviamente muli, cavalli o altri mezzi di trasporto similari. Cnusa, l'antico nome, oggi c'è pure il nome di una birra chiamata appunto questo, ma che ci fa capire che deriva proprio dall'antica Sardegna. È un'isola meravigliosa, vi invito tutti a visitarla veramente. Ha anche un grande patrimonio archeologico. Nora è un sito archeologico interessante, come Taros, come Pula, ci sono delle città veramente straordinarie, soprattutto Taros, che è direttamente sul mare. Non ha nulla a che invidiare con i siti archeologici più importanti, forse ne ha di meno rispetto a noi, ma è estremamente interessante. I romani vi condannavano ad metalla. In Corsica, penso che... No, in Sardegna, sì. Comunque importante anche come il centro importante del primo cristianesimo, ha dato nomi significativi come... Eusebio, poi vescovo di Vercelli, che era sardo, come Lucifero di Cagliari, per esempio, sono nomi importanti, anche nonostante la sua marginalità e il suo essere isolata come all'interno del Mediterraneo, tuttavia ha contribuito in maniera significativa nel dialogo con i centri importanti. Interessante il fatto che non citi ovviamente la fantastica sede delle Strigoni, perché sappiamo che la geografia omerica è una geografia assolutamente inventata, psicologica. La tradizione, secoli di tradizione, hanno voluto che in Sardegna, o comunque nella zona tra la Sardegna e la Corsica, si collocassero praticamente le Strigoni. Il fatto che non li citi è chiaro che è una sorta di sigillo di scientificità, in un certo qual senso, di questo brano, perché sono queste tradizioni antichissime che già volevano disegnare un po' nei luoghi del Mediterraneo questi presunti viaggi appunto di Odisseo. Ecco. E andiamo al quinto autore, allora, secondo di questa seconda navigazione, Strabone. Nasce nel 64 in una città del Ponto, da illustre e ricca famiglia. A 20 anni inizia la sua formazione peripatetica a Roma, ma preferirà lo stoicismo. Alterna soggiorni romani a viaggi in Etruria, sull'Egeo, in Egitto, dove risalì il Nilo fino a Tile. Si fermò a lungo ad Alessandria, morì nel 64 d.C. e fu autore molto versatile. Infatti la scienza geografica, secondo Strabone, presuppone la poliumatria, una cultura multidisciplinare. Pertanto, una trattazione geografica scientifica consiste in un insieme di notizie e dati attinenti a saperi diversi, storiografici, etnografici, topografici, economici, demografici, zoologici e botanici, al pari dell'odierna geografia umana. La geografia, in 17 libri, vuole essere un'opera utile all'uomo colto, al politico, e all'amministratore romano, quindi un'opera utile. Il brano di Strabone è tratto dal sesto libro della geografia e descrive la Sicilia. I lettori sono Adriana Cavallaro, Stefano Torrisi, Sara Scalia, che invito a leggere. È la Sicilia, di figura triangolare,
per cui anticamente fu detta Trinacria, e dopo Trinacia, con nome di maggiore dolcezza. La sua figura finisce in tre punte, quella di Peloro, che guarda a Ceni e a Colonna di Reggio, e forma lo stretto. Quella di Fachino, che sporge verso Levante, e cinta dal mare di Sicilia, guarda verso il Peloponneso, e il canale che disgiunge Creta dal Peloponneso medesimo. La terza è quella che sta di rifetto alla Libia, e accende la Libia stessa e al ponente invernale, e si chiama Ilibeo. Di questi lati terminanti, così, in queste tre punte, due si incurvano mezzanamente all'indentro, ma il terzo si sporge invece in arco dall'Ilibeo al Peloro, e maggiore degli altri si stende per 1700 stadi, o per 1720, come Posidonio inserisce. Degli altri due, poi, quello che va dall'Ilibeo a Fachino è maggiore dell'altro, e così il più piccolo di tutti è quello lungo lo stretto, e l'Italia da Peloro a Fachino. Esso è di 1130 stadi. La periferia, costeggiata per mare, Posidonio la fa di 4400 stadi. Ma nella coreografia le distanze segnate parte a parte a miglia riescono ad una somma maggiore. Dal capo Peloro a 1000, 25 miglia. Altrettanti da 1000 a Timberi. Da qua ad Agatirso, 30. Da Agatirso ad Alesa, altrettanti. E 30 anche da qua a Cefalerio. E queste sono piccole città. Da Cefalerio al fiume Mera, che scorre per mezzo della Sicilia, 18. Poi, fino a Panormo, 35. 32 da Panormo all'Emporio degli Egestesi. E da qua all'Ilibeo, 38. Superato questo promontorio e andando lungo il fianco contiguo, si trova Eraclea, a 75 miglia. Da qua all'Emporio degli Agrigentini, 20. Ed altri 20 a Camarina. Da questa città a Patino, 50. Da questo promontorio sul terzo fianco fino a Siracusa sono 36 miglia, a Catane 60, poi a Tauromenio 33 e da Tauromenio a Messina 30. Viaggiando invece per terra da Patino a Peloro, la coreografia annovera 168 miglia e da Messina all'Ilibeo, lungo la via Valeria, 35. Alcuni, come Foro, hanno detto più semplicemente che la periferia è di 5 giorni e 5 notti. Posidonio, volendo determinare i climi della Sicilia, colloca al settentrione il Peloro, al mezzogiorno il Ilibeo, a Levante Fachino. Siccome poi i climi sono compresi in una figura di parallelogramma, ne direbbe necessità che i triangoli iscrittivi dentro, e principalmente gli scaleni e quelli che non hanno alcun lato parallelo ai lati del parallelogramma, non possono servire, a motivo della loro obliquità, a determinare i climi. Non di meno, rispetto alla Sicilia, potendosi dire che il capo Peloro, situato al mezzogiorno d'Italia, è il punto più settentrionale dell'isola, si può argomentare inoltre che tirando una linea da Peloro a Fachino accenderebbe nel tempo stesso a Levante e a Settentrione e formerebbe il fianco lungo lo stretto. Ma bisogna supporre una piccola svolta verso il Levante d'inverno, tale essendo la posizione della spiaggia da Catania fino a Fachino. Il tragitto poi da Fachino alla bocca dell'Orfeo è di 4000 stadi. E quando Artemidoro asserisce che da Fachino al Capo Tenero si misurano 4600 stadi e 1160 dall'Alfeo a Paniso, mi pare che egli non vada d'accordo con sé medesimo, avendo già detto che da Fachino all'Alfeo sono 4000 stadi. Ma una linea condotta da Fachino all'Ilibeo, che è più occidentale di Peloro, avanzerebbe anch'essa molto obliquamente dal mezzogiorno al ponente, guardando simultaneamente il Levante ed il mezzogiorno, in parte bagnata dal mar di Sicilia, e in parte da quello di Libia, che da Cartagine si stende alle Sirti. Il tragitto dall'Ilibeo alla Libia, più breve di tutti, è di 1500 stadi. Per la qualcosa si dice che un tale da pochissima vista annunziò dalla sua vedetta i cartaginesi assediati in Ilibeo il numero delle barche che uscivano da Cartagine. Dall'Ilibeo, finalmente a Peloro, è di necessità che il lato si incurvi verso Levante e guardi fra il ponente e il settentrione, avendo al settentrione l'Italia e al ponente il Mar Tirreno e le isole d'Eolo. Lungo il lato che forma lo stretto si trovano prima Messina, poi Tauromenio e Catane e infine Siracusa. Quelle di Nasso e Megara, site fra Catane e Siracusa, furono rovinate e stavano in quel sito dove parecchi fiumi, discendendo dall'Etna, concorrono a metter foce nel mare e sulle loro bocche fanno comodi porti. Qui poi c'era anche il promontorio di Xiponia. E Foro dice che queste sono state le prime città elleniche della Sicilia nella quindicesima generazione dopo la guerra di Troia. Prima di allora gli elleni temevano così tanto i ladonecci dei Tirreni e la crudeltà dei barbari abitanti di quel luogo che non osavano approdarvi nemmeno per mercanteggiare.
Successivamente Teocle, ateniese, fu portato dai venti in Sicilia e conobbe la nullità di quegli uomini e la bontà del terreno. Sicché, ritornato in patria, non potendo persuadere gli ateniesi a seguirlo, prese con sé come compagni alcune cacidesi dell'Eubea, Ioni e Doli, i più dei quali erano megaresi, e navigò con quelli di nuovo alla volta della Sicilia, dove i cacidesi fondarono Nasso, i Doli Negara, detta Ibla da prima. Ora queste città non sussistono più, ma il nome di Ibla resta tuttavia per la squisitezza del Nien Ibleo. Fra quelle città, poi, che si trovano ancora lungo questo lato, Messina giace nel golfo formato dal promontorio Peloro, il quale, piegandosi molto verso Levante, forma quasi un gomito. Essa è distante da Reggio circa 60 stadi, e molto meno poi la colonna di Reggio. La popolarono i Messeni del Peloponneso, dei quali ne fu cambiato il nome, già che prima si chiamava Zancle per la sinuosità di quei luoghi. Zanclio significava ricurvo, e l'avevano fondata in Assi, vicini di Catania. Sopravvennero poi ad abitarla anche i Mamertini, discendenti dei Campani. I Romani se ne valsero come di una fortezza nella guerra sicula contro i Cartaginesi. E lì, qualche tempo dopo, Sesto Pompeo raccolse le sue forze navali guerreggiando contro Cesare Augusto. E da qui, inoltre, prese la fuga, allorché fu costretto a lasciare quell'isola. Dinanzi a quella città, un po' là dentro nel mare, si mostra Carilli, profondità immensa, dove le correnti dello stretto sospingono naturalmente le navi e le inghiottono con grande avvolgimento e strepito d'acque. E quando sono travolte e spezzate, ne cacciano gli avanzi alla spiaggia di Taormina, che chiamano Copia, da questa specie di escremento. I Mamertini poi prevalsero sopra i Messeni, al punto che la città si trovò in loro potere, ed ora sono chiamati da tutti Mamertini piuttosto che Messeni. E anche il vino, che quella regione produce assai buono, non lo dicono Messeni, ma Mamertino, e gareggia con i migliori d'Italia. La città è ben popolata, ma di più lo è Catania, dato che quest'ultima ricevette coloni romani. Meno di tutte e due è popolata Taormina. Io farei una piccola, farei una piccola chiosa su questo brano, perché ovviamente è molto lungo e quindi merita, merita di un piccolo commento. Facciamo spezzoni, perché sennò poi non riusciamo più a trovare. Vedete come Strabone continuamente dice Artemidoro, dice, cita, asserisce, utilizza adesso poi qualche altro geografo che citava prima, e poi commette alcuni errori evidenti quando dice che Nasso e Megara sono comprese tra Catania e Siracusa. Quindi il fatto che Nasso ovviamente non poteva essere, non è compresa tra Catania e Siracusa, ma tra Catania e Messina. Questo ci fa capire che Strabone ovviamente non era mai stato in Sicilia, e lui cerca in ogni caso, tenta in tutti i modi di poter raccogliere, come vedete, questa sua grande capacità di raccogliere atti, dati, fatti, luoghi provenienti da altri geografi e a suo modo assemblarli secondo quello che lui ritiene essere il migliore dei metodi. C'è poi uno schema che si ripete sempre, la descrizione sempre fatta con le distanze erano importanti una volta, perché servivano per il trasporto delle persone, veniva esclusivamente a piedi o a dorso di cavallo o di mulo, oppure nella navigazione. Della navigazione non se ne parla quasi mai, è molto raro dire due giorni di navigazione, tre giorni di navigazione, viene messa la misura. E le misure sono quasi sempre reali, perché poi evidentemente col passare del tempo, però si contraddicono in alcune cose, tant'è vero che spesso dice la distanza tra Pachino e Ribeo, prima dice che 1700 stadi, ma un altro dice che 4000. Quindi, come vedete, Strabone è un personaggio veramente straordinario, soprattutto perché ci è pervenuta quasi interamente la sua opera, i suoi 17 libri sono venuti, quindi diciamo che è il geografo più famoso, che sia il geografo più accurato, questo, i geografi di oggi, diciamo, intesi i geografi moderni, lo asseriscono gli studiosi, soprattutto moderni, il Frontera, ma anche altri, il Sud, ci mettono in evidenza come sia stato spesso sopravvalutato rispetto ad altri che invece hanno visto materialmente e possono asserire qualcosa di maniera più tra Catania e Siracusa c'era la città di Tapso, no? Sì, c'era Tapsos. No, mi chiedevo se magari non si possa, ma non lo so, una ipotesi così che nasce, se non possa essere un errore di tradizione manoscritta, in quanto Nasso è sicuramente una lectio facilior rispetto a Tapsos. Certo. Certo. Ma molto affine da un punto di vista sì, fonetico. Potrebbe essere questo. Quindi non darei forse totalmente una colpa geografica. Potrebbe anche essere un errore di memoria sua, se non di tradizione manoscritta. Un altro problema fondamentale è tra le versate questiones della topografia siciliana, il problema delle città che avevano come nome Ibla, perché
ovviamente per Strabone, che dipende sostanzialmente da Tucidide, e Megara Iblea. Ma il toponimo deriverebbe da questa terra concessa da un mitico residuo Iublon, no? Iblone, e in realtà Iblea ce n'erano veramente troppe in Sicilia, perché ce n'era una nei Pierei e ce n'era anche una sull'Etna, tanto che dall'Etna nel 700 viene la base di una scultura di una dedica Venere Victrici Tlens. Quindi questo miele ibleo, tanto trafficato e commercializzato nell'antichità, è sicuramente nulla a che vedere con la Megara Iblea della costa nord di Siracusa, dell'area, cioè appunto di Tapsos. Di Tapsos. Ma ha a che fare con la Ibla dei Monti Iblei, cioè la Ibla Erea, praticamente, o con la Ibla Etnea, con l'ipotesi che è stata avanzata dagli studiosi, da Agostiniani ed altri, che Ibla non sia altro che il termine sicuro per città, per polis, sostanzialmente, l'insediamento, un teatro, come dire. Chiaramente lui qui mette insieme capre e cavoli, perché c'è un prodotto, un brand di marketing, il miele ibleo, con la menzione dell'unica città che è la più famosa per un po' tutti i greci, che era appunto quella Dalmata. Un altro errore che fa Strabone quando dice che alcuni asseriscono che sia, fosse stato possibile poter vedere uscire le navi dei cartaginesi dal porto direttamente da Capo Nilibeo. In realtà questo è possibile poterlo vedere, ma dall'altura di Pantelleria. L'altura di Pantelleria l'ho visto io personalmente, è possibile nelle giornate molto terse, la parte proprio più alta della montagna di Pantelleria, vedere distintamente proprio il Golfo di Gabès, cioè la parte più vicina della Tunisia. Probabilmente, diciamo così, volendo tirare un po' troppo, se fosse una flotta immensa uscire ad alcuni chilometri di distanza da Pantelleria, sarebbe stato possibile poterla vedere, certamente non da Lilibeo, perché ovviamente è pianeggiante e quindi è lo stesso livello del mare. Bene, ascoltiamo il nostro secondo. Catane fu fondata dai Nassi Gedetti, da Euromenio, dai Zantri di Ibla. Catane perdette i suoi primi abitanti ed altri ve ne furono posti dagli eroni di Anno di Siracusa, e la denominò Etna invece di Catane. Però anche Pindaro lo celebra come fondatore di questa città, dicendo: tu mi intendi che hai il nome a comune con le sacre offerte, o fondatore di Etna. Ma essendo ritornati dopo la morte di Ierone, i catanesi cacciarono i nuovi abitanti e atterrarono il sepolcro del tiranno. E gli etnei allora, cedendo il luogo, andarono ad abitare un sito montuoso che si chiamava Innesa e lo denominarono Etna, distante da Catane 80 stati e dal quale poi dissero sempre fondatori di Ierone. Catane è denominata dall'Etna e partecipa di moltissimi di quegli incomodi che sogliono esistere presso i crateri. E la ave corrono fin vicinissimo a quella città, e si dice che qui sia avvenuto il passo di quei buoni figliuoli Anfinomo e Danapia, i quali in uno di questi pericoli salvarono i genitori portandoli via sulle proprie spalle. Dice dunque Posidonio che quando si accendono i dintorni della montagna, il territorio di Catane si trova coperto da alta cenere, la quale sulle prime riesce molesta, ma poi col tempo è invece assai vantaggiosa, come quella che rende il territorio prontissimo alle viti e fertilissimo per ogni altra produzione, mentre la rimanente parte di quel paese non dà buon vino. E quei luoghi così coperti di cenere producono un tipo di erba la quale si dice che ingrassi tanto le pecore da farle esplodere, però ogni 40-50 giorni sogliono tra loro sangue dalle orecchie, come abbiamo detto che si suole praticare in Eritrea. La lava che viene radendo si indurisce per modo che diffonde sulla superficie del suolo uno strato di pietra assai alto, sicché poi chi vuole riscoprire il suolo di nuovo deve tagliarla come si fa nelle cave di sasso. La pietra di cui è fatta dentro i crateri e dopo gettata fuori si diffonde sul vertice in una specie di fango nero che si devolve giù per la montagna, quindi prende consistenza e si converte in pietra molare, conservando lo stesso colore che aveva mentre era ancora viva. Dalle pietre bruciate si trae una cenere simile a quella che si ricava dall'erba. Ed è verosimile che, siccome la cenere di Lemmi conferisce la ruta, così quella dell'Etna abbia qualche affinità con la città. La città di Siracusa la fondò anche da Corinto, città dalle quali partì, nello stesso periodo in cui vennero fondate anche Nasso e Megara. E dicono che miscele d'archi aggiunsero insieme a Delfo per interrogare l'oracolo. Quando il dio domandò se volessero piuttosto ricchezza o sanità, archi elesse la ricchezza e miscele la sanità. Allora il dio convinse al primo di fondare Siracusa all'altro Crotone. E davvero accade che i crotoniati ebbero una città saluberrima, come già ho detto, e i siracusani crebbero tanto di ricchezza che sarebbero citarsi in proverbio definendosi troppo splendidi splendidori. Non potrebbero far tanto neanche con la decima di siracusani. Mentre poi Alfia navigava verso la Sicilia, lasciò che Cersicade, discendente degli Eraclidi,
con una parte dei suoi abitasse l'isola Chiora e Corcina, ma prima si chiamava Scheria. Dopo che furono cacciati via i Burni, dai quali era posseduta quell'isola, vi fermò il suo soggiorno. Appia, frattanto, approdata a Zefirio e trovati alcuni Zoila pervenuti dalla Sicilia dopo essersi disgiunti da quei loro compagni che fondarono Megara, li prese con sé e postosi in mare andò a fondare Siracusa con loro. Questa città sarebbe poi è per la naturale fertilità del terreno e per la buona condizione dei fori. I suoi abitanti divennero principali nella Sicilia, sicché i siracusani, quantunque soggetti alla signoria dei cortigiani, poterono far da padroni sugli altri popoli, e quando ebbero riacquistata la libertà liberarono coloro che erano dominati dai barbari, alcuni dei quali erano nativi abitatori di quell'isola, altri vi si erano trasferiti dal continente. Gli Elleni non lasciavano che alcuno di costoro abitasse la spiaggia marittima, ma non ebbero forza di cacciarli dalle punto, dalle parti mediterranee. E però vi duravano tuttavia i Siculi, i Sicani, i Morgelli ed alcuni altri che abitavano l'isola e fra i quali erano anche gli Iberi. Questi, al dire di Eforo, si credeva che fossero stati tra i barbari i primi abitatori della Sicilia ed è probabile che Morganzio fosse stata fondata dai Morgelli. Fu questa già da tempo una città, ora non esiste più. Quando i cartaginesi approdarono in Sicilia non si esternero dal maltrattare né i barbari né gli Elleni, ma i siracusani tennero loro fronte. I romani poi li scacciarono i cartaginesi e presero d'assedio Siracusa. Finalmente, nella nostra età, avendo Pompeo maltrattato insieme con altre città, anche quella di Siracusa, Cesare Augusto ne mandò una colonia, che la restaurò in Campania. Anticamente essa comprendeva 5 città in un muro di 180 stadi, ma non parve necessario che si occupasse di nuovo tutto quel grande circuito. Tuttavia Augusto ritenne opportuno di popolare meglio quella parte che era situata verso l'isola Ortigia e che di per sé aveva una circonferenza conveniente a una città. Ortigia è congiunta col continente da un ponte e ha una fontana detta Arezzo, la quale diviene subito fiume e si getta nel mare. Ma si favoleggia che questo fiume sia l'Alfeo, il quale, cominciando nel Peloponneso e guidando la sua corrente sotterra attraverso il fiume, il mare, fino al luogo dove la fontana è chiusa, sbocchi di nuovo e vada al mare. Da una parte, poi, e dall'altra, di Ortigia, si trovano due grandi porti, il maggiore dei quali abbraccia 80 stadi. Augusto, pertanto, restaurò Siracusa e Catane, e così parimente anche Centorifa, la quale gli giocò molto nella rovina di Pompeo. Questa città è situata al di sopra di Catania, contigua ai Monti Etnei, ed al Colle Simoro, che scorre per il territorio di Catania. No, solamente il fatto che sempre Posidonio dice, racconta, eccetera, mi ha colpito questo sempre a sedere per bocca di altri. Beh, stavolta non voglio dire interessa però, molto da vicino, perché c'è tutta la descrizione proprio dell'eruzione, della, sì. Evidentemente qui c'è forse però una autopsia, una, mi sembra qualcosa di più diretto piuttosto che aver attinto a delle fonti di seconda mano, o mi sbaglio? Non lo sappiamo, non lo sappiamo perché non ci sono attestazioni di che Strabone abbia, probabilmente forse avrà anche visitato Catania ai suoi tempi, però non si ha certezza da questo punto di vista. Le biografie sono probabilmente sconosciute, se non probabilmente nell'essenzialità. Volevo sottolineare il fatto che si ribadisce molto su Siracusa perché poi ovviamente quando divenne provincia romana, ah, interessante questa differenza tra la Sicilia e l'Italia, la Sicilia e l'Italia, no? Ovviamente oggi per noi sembra un po' anomalo, perché in realtà è una prima provincia romana, e ovviamente la capoluogo, penso alla capitale, fu chiaramente Siracusa, e tale restò per 8 secoli praticamente, fino alla dominazione araba, furono gli arabi che poi espropriarono Siracusa della sua funzione e portarono la capitale a Palermo, ma diciamo che per fino all'830-840, forse anche di più, ritengo, forse per 1000 anni, dal secondo secolo a.C. all'800 d.C., ho sempre dire che sarà la capitale della Sicilia, questo è molto interessante. Degli altri lati della Sicilia, quello che si stende da Pachino di Libero fu completamente abbandonato e solo conserva alcune tracce delle antiche abitazioni, tra le quali ci fu anche una marina, colonna di Siracusa. Madragante, colonna degli Ioni, col suo arsenale marittimo, e il Libero rimangono tuttavia.
Del resto, per essere la maggior parte di questo lato caduta sotto la signoria di Cartagine, la maggior parte delle città fu distrutta dalle guerre grandi e continue che vi si agitarono. Il terzo lato, e più grande di tutti, sebbene anch'esso non sia popolato per affatto, ha non di meno un sufficiente numero di abitatori per il fatto che vi sono tuttora di piccole città di Edesa e di Tiberi e nel cuore di quelli di Egesta e Cefalerio. Palermo contiene anche una colonia romana e si dice che Egesta sia stata fondata da coloro i quali in compagnia di Filottete si trasferirono sul territorio bretonate. Successivamente questi furono mandati da Re in Sicilia in compagnia del troiano Egesto, come abbiamo detto nella sezione dedicata a Licata. Nell'entroterra poi la città di Enna, nella quale si trova il tempio di Cerere, è occupata da pochi abitanti. È situata sotto un colle e tutta cinta all'intorno da larghe e piante vie pronte ad essere coltivati. Le non furono grandemente gli schiavi che si ribellarono in compagnia di Enno e che i romani assediarono là dentro, soggiogandoli con grave fatica. Alla stessa sventura soggiacquero quelli di Catania, i Tauromenti e tanti altri. Abitato altresì è l'Erice, con l'Eccelso, con un tempio di Venere tenuto in grandissima violenza, e anticamente è pieno di donne che gli abitanti della Sicilia e molti anche stranieri li consacravano per volta agli uffici divini. Ora poi, così il tempio con il restante dell'abitato ha penuria di uomini e quella gran moltitudine delle donne consacrate è venuta mancando. Un diluvio di questa dea si trova anche a Roma, dinanzi alla Porta Collina. Lo chiamano Tempio di Venere e Lucina e ha una stazione di navi e un portico ragguardevole tutto intorno. I restanti luoghi abitati dalla regione sono quasi tutti occupati da pastori, perciò non sappiamo se in era sia attualmente abitata da cittadini, né Gela, né Calipoli, né Selinunte, né Ovea, né tante altre. Di queste città in era fu fondata dai Zante e Tantiei, Ville, Calipoli dai Nassi, Selinunte e Megarezzi, nativi della Sicilia, e di Ovea dai Leontini. Così furono distrutte anche molte tra le città di Barbari e Borgia, come per esempio il campo Reggio di Popolo, dove si dice che Minosse fu ucciso a tradimento. Perciò i romani, considerando questa solitudine, poiché si impadronirono dei monti e delle pianure per la maggior parte, le consegnarono a persone che li guidassero al vento di cavalli, di buoi e da pastori, dei quali poi, spesse volte, il resto dell'isola fu condotto in grandi pericoli, perché in un primo momento si volsero separatamente alla Grenaccio, in un secondo si unirono insieme e saccheggiarono i luoghi abitati, come avvenne ad Orchia i compagni di Enna occuparono Enna. Intorno alla fertilità del paese, celebrata da tutti e dichiarata non punto inferiore a quello dell'Italia, quale bisogno si presenta di parlarne? Si potrebbe dire perfino che il documento di mele, di troppo ed altre cose siffatte vince l'Italia stessa. A questo si aggiunga che la Sicilia, per la sua grande vicinanza, è quasi una parte dell'Italia e che da essa, non altrimenti che dalle campagne italiche, si trasportano a Roma tutte le cose occorrenti, con facilità e senza alcun disagio. Qui sogliono anche chiamarla Granaio di Roma, per il fatto che da quella a questa città portano quasi tutte le produzioni, eccetto poche soltanto, che si consumano sul luogo. Né si debbono intendere soltanto i prezzi del suolo, ma allo stesso modo anche gli animali, le pelli, le lane ed altre cose consimili. Posidonio poi dice che la Sicilia possiede quasi due rocche sul mare, Siracusa ed Erice, e che, in mezzo a entrambe, Ernia signoreggia sui campi circonvicini. Pure tutto il paese dei Leontini, anche loro discendenti dei Nassi della Sicilia, fu danneggiato. I suoi abitanti ebbero sempre in comune con i siracusani le sventure, ma la buona fortuna non sempre. Vicino a Centorica si trova la piccola città della Velletina, menzionata poc'anzi, attraverso la quale passano coloro che vogliono ascendere sull'omonimo monte, perché qui è il principio dell'Etna. Le parti superiori sono ignude e coperte di cenere o piene di neve in inverno. Quelle al di sotto sono coperte di querce e di piante di ogni specie. Pare poi che la sommità del monte riceva molte mutazioni in base al fuoco, il quale talvolta si concentra in un solo cratere, dall'altro invece si divide in parecchi. Ed ora manda fuori rivoli di lava, ora fiamme e fiumi, ora lancia in alto dei massi ardenti. Appare necessario che a tali mutazioni ne corrispondano altre nei luoghi sotterra e che si aprano da volta parecchie bocche alla superficie circostante,
Alcuni, pertanto, che sono saliti, accompagnati dalla questura, ci raccontarono di aver trovato uno spazio tutto piano, di circa 20 stadi di circonferenza, chiusi intorno da un cerchio di cenere, che si elevava quanto un piccolo muro, che chiunque avesse dovuto discendere nella pianura predetta avrebbe dovuto saltare. Dicevano inoltre di aver visto nel mezzo un rialto di color cenerognolo, quale appariva ben anche la superficie del piano, e sopra quel rialto una nube imminente nell'aria, a 200 piedi all'incirca, immobile, dato che c'era calma, e simile al fumo. Due di costoro osarono inoltrarsi in quella pianura, ma, poiché sentirono di essere sopra un sabbione ardente e profondo, tornarono indietro, senza poter raccontare niente più di quanto avevano visto, coloro che stettero a guardare nuovamente da lontano. Dicevano, peraltro, di essersi a quella vista persuasi che sono favolose molte popolari discerie sull'Etna, in modo particolare quella di Empedocle, cioè che egli saltò nel cratere e rimase a testimonianza del fatto uno dei sandali di esame che egli portava, il quale poi fu, come dicono, trovato al di fuori del labbro del cratere e portatovi dalla forza del fuoco. Ma costoro giudicavano che il fuoco non potesse appressarsi e neanche vedersi. Congetturavano che non fosse possibile neanche gettargli dentro qualcosa per lo spirale dei venti all'insù e per il calore che deve naturalmente farsi incontro a chi si avvia via, prima di accostarsi alla bocca del cratere, e che, seppure qualcosa gli fosse gettata, dovrebbe rimanervi distrutta, anziché esserne respinta fuori di nuovo nella sua forma di prima. E ben si può credere che di quando in quando la forza dei venti e di fuoco diminuiscano, venendo meno laggiù la materia, ma mai accade a potersi un uomo accostare. Sovrasta poi l'Etna, principalmente la spiaggia dello Stretto e di Catania, ma anche quella che va lungo il Mar Tirreno, accendendo alle isole dei Lipari. Di notte, pertanto, appaiono chiari fulgori del vertice. Durante il giorno è coperto di fune e calice. Di rimpetto all'Etna si sollevano i monti Nebrodi, più bassi a dirigere, ma di molto maggiore estensione. Tutta l'isola è formata da un terreno vuoto ed è piena di fiumi e fuoco, somigliando in ciò, come abbiamo detto, al fondo del Mar Tirreno, sino a Cumea. Quindi anche i luoghi sorgenti di acque calde, fra le quali quelle sedimente di Mera sono salate e quelle di Gesta sono buone da bere. Presso a Cagante si trovano laghi, le cui acque al gusto somigliano a quelle del mare, ma della loro natura poi ne sono differenti. Perciò non vi rimangono sommersi neanche gli aspetti del nuoto, ma vi galleggiano a chiesa di legni. Nel luogo dei palici si trovano crateri che gettano l'acqua, la quale in alto si curva a poggio di volta e cade di nuovo dentro la loro apertura. Nella caverna vicina al Metauro si trova un canale di notevole ampiezza e dentro un fiume che fortunatamente discorre per uno spazio assai grande. Questo poi svolta fuori in superficie, così come in Siria durante, che, entrato prima in baratro Panamea e Antiochia, definito per lì, ne riesce di nuovo alla distanza di 40 stadi, e come avviene a Tigre in Mesopotamia e al Nilo in Libia, poco disposto dalle sue sorgenti. Una sottolineatura interessante di questo ultimo brano, a parte la lunghissima descrizione dei fenomeni etnei, veramente interessante, e il fatto che si citi la Sicilia come granaio di Roma, quindi questo è molto, molto interessante. E pochi sanno che il grano che veniva ovviamente seminato quasi sempre attorno all'Enna veniva esportato a Roma attraverso un percorso particolarissimo, che era quello dei Monti Nebrodi, che legano la città di Enna alla città di Nicosia, da Nicosia a Mistretta fino al porto di Alesa. In realtà il porto di Alesa sarebbe l'attuale Tusa, no? Castel di Tusa, che il porto ci si trova a 2 chilometri dalla costa, sono tutte le banchine del porto totalmente ferrate, è un sito archeologico splendido e ci fa capire come da qui partisse buona parte del grano che poi arrivasse a Roma. Un'altra caratteristica, un'altra interessante, chiudiamo alle terme segestane di cui questo essere ovviamente ha fatto uno studio specifico, quindi già allora erano famose come oggi, anche se sono poco valorizzate. Come tutte le terme siciliane. Purtroppo. Bene. Va bene, e allora concludiamo questa seconda navigazione con Diodoro Siculo. Sì. Che ne pensate? Va
bene. Allora, pochissime notazioni biografiche. È nato ad Agilio, attuale Enna, nel primo secolo avanti Cristo. Agilio? Attuale Agira, quindi provincia di Enna. Ok, provincia di Enna. Nel primo secolo avanti Cristo visse a Roma e viaggiò per verificare le conoscenze storiche. Morì fra il 30 e il 20 avanti Cristo. La biblioteca storica, in 40 libri, fu la sua fatica trentennale. Restano i libri dal primo al quinto, dall'undicesimo al ventesimo, frammenti ed estratti. Si tratta di una storia universale, di impostazione ellenocentrica, dalle vicende mitiche e leggendarie precedenti la guerra di Troia alla spedizione di Cesare in Gallia. Il criterio espositivo è analistico, talora monografico. In quanto opera compilativa è veicolo di tradizione indiretta per fonti perdute, quindi ad esempio Ctesia, Eforo, Posidonio, Duride e Timeo. Posidonio gli era affine nell'atteggiamento umanitario. Per Diodoro Siculo la storia è utile perché mira alla verità. Le grandi personalità protagoniste hanno valore morale paideutico in un disegno provvidenziale. La cronologia è scandita per Olimpiadi, liste di arconti eponimi ateniesi, supremi magistrati romani. Vaglio critico del materiale, analisi razionalizzante del mito e qualche imprecisione geografica caratterizzano quest'opera. Il brano che proponiamo in lettura è tratto da Biblioteca Storica, libro quinto, capitoli 12, 13 e 14. Descrizioni di Malta, dell'isola d'Elba e della Corsica. E invitiamo a leggere Anna di Prima. Dopo aver trattato delle isole Eolie, ci sembra opportuno descrivere ora le isole situate dall'altra parte. Tre isole giacciono in mare aperto a sud delle Sicilie. Ciascuna possiede una città e porti in grado di offrire sicurezza alle navi sospese dal burrasco. La prima è quella che si chiama Malta, vista a circa 800 stadi da Siracusa. Possiede molti porti e fra i più comodi e abitanti ben forniti di beni. L'isola, infatti, accoglie artigiani abili in ogni tipo di lavorazione. I più bravi sono quelli che lavorano in vini splendidi, per sottigliezza e morbidezza. Vi sono anche case degne di menzione, costruite ambiziosamente e sontuosamente con cornici scritte. Malta è il colonio dei Fenici, i quali, estendendosi con i loro traffici fino all'oceano occidentale, avevano in prestigio la fornita di buoni porti e situata al mare aperto, un luogo di vita. Per questo motivo, i suoi abitanti, ricevendo aiuti di gran quantità dai mercanti, in breve si arricchirono e accrebbero la loro fama. Dopo quest'isola, ve n'è un'altra che si chiama Cortoli, in mare aperto, abbellita da comodi porti e colonie dei Fenici. Subito dopo per Cecina, rivolta verso la Libia, che possiede una città modesta e porti comodissimi, adatti non solo alle navi da carico, ma anche a quelle da guerra. Dopo aver parlato delle isole meridionali, torniamo indietro per occuparci di quelle che si trovano più libere e che giacciono nel mare chiamato Tirrenia. Di fronte alla città, che ha nome Populonia, in Etruria, vi è un'isola che chiamano Elba, Alta Leia, vista dalla costa a circa 100 stadi ed ha ricevuto quel nome, ovvero Alta Leia, per la gran quantità di polinia che vi si trova, in greco Alphalos. L'isola è ricca di roccia ferrosa che gli abitanti fanno a pezzi e poi fondono per procurarsi il ferro. Essi, infatti, posseggono grande quantità di metallo. Gli addetti ai lavori tagliano la roccia e bruciano i pezzi di pietra in fornaci fatte da arte. Qui essi fondono le pietre con molto fuoco e ottengono pezzi di metallo di modeste dimensioni, simili nell'aspetto a grosse spine. I mercanti che li acquistano, dando altri in cambio, li trasportano a Pozzuoli e in altri mercati. Gli interessati comprano la merce e la affidano per la lavorazione di un gran numero di capri che hanno diluito. Sono così prodotti oggetti di ferro di ogni tipo. I fabbri poggiano una parte del metallo in forma di armi, lavorano il resto in forma di zappe, fasci e altri comodi strumenti di lavoro.
Questi oggetti sono trasportati dai mercanti dovunque e molte zone della terra godono della loro utilità. Oltre l'Elba, c'è un'isola che visita la quella circa 300 stati. È chiamata dai greci Cirro, dai romani e dagli indigeni Corsica. L'isola di facile approdo ha un bellissimo porto chiamato Siracusano. Su di essa sorgono anche due città importanti. Una si chiama Callari, l'altra Nicea. I focesi fondarono Callari e l'abitarono per un certo tempo. Furono poi scacciati all'isola dagli Etruschi, i quali fondarono Nicea. Quando, dominando sul mare, andavano estendendo il loro dominio sulle isole situate di fronte al mare. Padroni per un certo tempo delle città di Corsica, essi si ricevevano dagli abitanti come tutto il resto, cera e miele, prodotti che si trovano in abbondanza sull'isola. Sembra che gli schiavi corsi siano superiori agli altri nello svolgimento delle occupazioni del piano, peculiarità che è il loro passato. L'intera isola, di grandi dimensioni, possiede molte regioni montuose, fittamente ricoperte da boschi ininterrotti e percorse da piccoli fiumi. I corsi adoperano come cibo latte, miele e carne, prodotti tutti forniti in abbondanza dall'isola. Si comportano fra loro con moderazione e con giustizia, se paragonati a quasi tutti gli altri buffer. Per esempio, i favi di miele che si trovano sugli alberi nella zona montana appartengono a chi per primo li trova, senza che nessuno si opponga. Le greggi sono distinte da contrassegni e anche se nessuno le custodisca non sono soltanto i proprietari. È mirabile, poi, come essi preferiscono agire secondo giustizia in ogni singolo atto della loro vita. È del tutto fuori del normale ciò che avviene presso di loro nell'occasione della nascita dei figli. Quando la donna sta per partorire, nessuno si prende cura di lei durante il parto. Il marito, messosi a letto come se fosse malato, fa finta di partorire i giorni previsti e di essere in preda al dolore. Su quest'isola cresce anche il gusto, in grandissima quantità e di eccellente qualità, a causa del quale il miele che qui si produce è amarissimo. I barbari che abitano la costa hanno una lingua strana e difficile da comprendere. Sono più di 30.000 di numero. Era solo per dire che abbiamo voluto mettere in evidenza tutte le grandi isole del Mediterraneo, quelle italiane, ovviamente Sicilia, che hanno grande spazio, un po' la Sardegna, la Corsica, l'isola Delta. La Corsica è geograficamente italiana. Geograficamente è italiana. I corsi ovviamente parlano un dialetto, una parlata molto simile al genovese. Ancora oggi c'è una trasmissione su Rai 3 che appunto parte in lingua corsa e potete ascoltarla magari una volta alla settimana, su una frequenza ben specifica e che si capisce quasi perfettamente come se fosse un genovese antico. Il coronamento di questa seconda navigazione abbiamo di nuovo il maestro Giuseppe Torrisi al pianoforte. Stavolta eseguirà un brano ancora di Claude Debussy, preludio numero 10 del primo libro. E il titolo è Cattedrale Anglicana, la cattedrale sotterranea. Prego. Thank you.
Iniziamo con la terza navigazione. La terza navigazione è un po' più breve, è dedicata al Mediterraneo occidentale. Il primo autore di cui leggeremo un brano è Pomponio Mela. Nasce a Tagliatelle in Spagna, nella Spagna Vedica, giunge a Roma nel periodo di Caligola e Claudio. La sua coreografia, descrizione dei luoghi in 3 libri, è la più antica opera geografica redatta in latino intorno al 43-44 d.C. Il fine qual è? Quello di divulgare le conoscenze geografiche ampliatesi nell'ultimo secolo. L'autore immagina un periplo lungo le coste del Mediterraneo, dallo stretto di Gibilterra, lungo l'Africa settentrionale e l'Arabia, con ritorno a Cadice, e poi verso le coste di Gallia, Germania e alcune isole del Mediterraneo. Quindi verso la Britannia, l'Irlanda e la penisola scandinava. La descrizione dei luoghi è corredata da informazioni su società, pratiche religiose, cultura materiale, supplendo la mancanza di informazioni con il meraviglioso. Pur non fondandosi su precisi dati fisici e cartografici, tenta spiegazioni di fenomeni come le maree, i terremoti e i maremoti. Il brano che proponiamo in lettura è tratto dal De Coreografia, libro primo, Le colonne d'Ercole, e invitiamo a leggere Agata Racini. Prego. Che l'Atlantico è un oceano che confina con le terre d'Occidente. Per coloro che da qui si dirigono nel nostro mare, la Spagna sta a sinistra, la Mauritania a destra. Quelle, prima parti dell'Europa, queste dell'Africa. Il termine della sua costa è Molucca, capo e inizio è il promontorio, che i greci Ampelusia, gli africani altrimenti chiamano, ma con un vocabolo di significato identico. In esso c'è una speranca sacra d'Ercole. E oltre la Speranca, la cittadina di Tingi, antichissima e fondata da Anteo, come tramandano. Se come ricordo del fatto uno scudo ritagliato dalla pelle di elefante, così grande per la grandezza del nessuno che lo voglia adoperare, oggi maneggevole, che gli abitanti del luogo ritengono come verità che fu indossato da quello, e lo tramandano e pertanto venerano grande. Quindi c'è un monte altissimo, opposto a quello, e la Spagna è nata. Eretto dall'altra parte. Questa vila, quello calpe chiamano, colonne d'Ercole l'uno e l'altro. La fama aggiunge la favola del nome, che cioè Ercole in persona separò i colli congiunti in tempo con una catena montuosa senza interruzione, e pertanto l'oceano, impedito un tempo dall'amore delle montagne alle zone che adesso in onda, fu ammesso. Qui ormai il mare più largamente si espande e le terre sconvolte per lungo tratto piega con violenza grande. Il Pireneo dapprima corre verso l'occidente britannico, poi, giratosi con la fronte verso le terre, irrompe nella Spagna. Escluse con la sua minor parte verso destra, senza interruzione trascina i suoi fianchi per terra, finché, entrato per tutta la provincia con una lunga frontiera, perviene in quelle coste, che stanno opposte all'occidente. La stessa Spagna, tranne per dove tocca le gallie, dal pelago da ogni parte circondato e dove aderisce a quelle soprattutto angusta, a poco si estende nel nostro mare e nel mare oceano, e di più, sempre più larga verso occidente se ne va e diviene ivi fertilissima, pur affondando di uomini, cavalli, ferro, piombo, rame, argento e oro, è talmente fertile che, se talvolta per la penuria di acqua è spostata ed è dissimile da sé, tuttavia produce lino o spazio. Inoltre, contro il nome è distinta, e una sua parte è chiamata Tarraconense, una parte Vedica, una parte Lusitania. La Tarraconense, con un capo toccando le Gallie, con l'altro la Vedica e la Lusitania, offre gli occhi al mare nostro, per quanto riguarda il Mezzogiorno. Guarda il settentrione, quello pronto verso occidente. Esso in modo meraviglioso è concavo da quella parte, per dove guarda l'occidente. Apre quasi il fianco di mezzo e quindi a coloro che vi entrano tutto quanto quasi percorribile per quanto si apre la spelonca. E oltre c'è un golfo in esso cattela, come alcuni ritengono che un tempo fossero terrestri.
dopo aver oltrepassato questo dell'Africa, i fenici lapidano e per questo ne siamo stati in deserto. Occupano la costa dello stretto fino al promontorio di Giunone, le cittadine di Milaria e Belo e Besiktas. Questo promontorio poi, volgendo con una giocaia obliqua verso occidente e l'oceano, è il luogo opposto a ciò che avevamo detto essere in Africa un bellissimo, per dove sono i nostri mari. Qui finisce l'Europa. Finisce l'Europa, questo è molto interessante, molto bello, perché vogliamo terminare insomma il nostro viaggio proprio alle colonne d'Ercole. Interessante questa caratterizzazione che abbiamo visto anche in altri autori sulle miniere, no? Sull'isola d'Elba e quindi sulla lavorazione delle miniere di ferro, e ovviamente anche qui la Spagna mette in evidenza come sia ricca di ferro e di piombo, i più grandi miniere di piombo di tutto l'impero romano in Spagna, e proprio in questa biblioteca c'è un libro interessante sulle cave, le miniere dei romani in Spagna e sui regimi di schiavitù che i romani intrapresero proprio in maniera terrificante nei confronti degli iberi che mandavano schiavi nelle miniere di piombo delle zone del nord della Cantabria. Bene. Quindi concludiamo con Isidoro di Siviglia e le solite brevi notizie biografiche. La vicenda di Isidoro di Siviglia è quella di un teologo, scrittore e arcivescovo. Si colloca nella Spagna visigotica. Nacque a Cartagena nel 559 in seno ad una famiglia ad alto lignaggio. Fu una delle personalità più influenti del suo tempo. Denominato Doctor Egregius, scrisse numerose opere di carattere culturale e dottrinario. Grazie alla sua mediazione ottenne la conversione dei visigoti e la conservazione del sapere in compendi e antologie. In un'epoca di disgregazione sociopolitica dell'Occidente romano, con i limiti del caso, riunì lo scibile dell'epoca in un'opera enciclopedica, l'Etymologiarum sive originum libri Viginti, un'enciclopedia simile a quelle moderne, in cui il sapere è ordinato a partire proprio dall'etimologia. Il 14° libro è dedicato alla terra e alle sue parti. Morì a Siviglia il 4 aprile del 636. Fu canonizzato dal 2002, piccola curiosità, è considerato il patrono di Internet. Per i brani di Isidoro di Siviglia abbiamo due lettori d'eccezione: Sandro Di Paola, che ha curato i nostri ragazzi che hanno letto i brani che avete appena sentito, e il professore Rocco Stendra. Uno solo di eccezione, allora. Entrambi. Assolutamente uno solo. Il primo brano, tratto preciso che io non volevo leggere, poi sono stato e i miei alunni mi hanno pressato, alla fine ho dovuto cedere. Affettuosamente obbligato. Esatto, mi hanno preso nella rete di Isidoro. E quindi i due brani sono i seguenti. Da Etimologe, 14° libro, dell'Europa, e quindi la Spagna, che leggerà appunto Sandro Di Paola. Invece il secondo brano, sempre da Etimologe, 14° 1, della Terra, lettore professore Rocco Schembra. Hispania prius abibero amne Iberia occupata, postea abispalo Hispania condominata est. Ipsa est et vera esperia ab espero stella occidentali vita. Sita est autem inter Africam et Galliam, a septentrione Pireneis montibus clausa, a reliquis partibus undique mare conclusa. Salubritate celie qualis, omnium frugum generibus fecunda gemmarum medallorumque copis divissima. L'Hispania si chiamò in un primo momento Iberia, la fiume Iber, quindi prese il nome di Hispania, da Ispalo. Questa regione
è nota anche come Esperia, ossia occidentale, con riferimento alla stella occidentale di nome Hesperus o Vespero. L'Ispania si trova tra l'Africa e la Gallia, chiusa a settentrione dai monti Pirenei e circondata nelle restanti parti dal mare. È terra dal clima costantemente salubre, feconda di ogni genere di messi, ricchissima per l'abbondanza di gemme e metalli. Interflum eam flumina magna, Betis, Mineus, Iberus et Tagus, aurum traiens, ut pactolus. Abet provincia sex, terra conensem, cartaginensem, lusitaniam, galliam, beticam, et transpreta in regione Africe, Taltingitaniam. La attraversano grandi fiumi, il Betis, il Minio, l'Ebro ed il Tagus, quest'ultimo aurifero come il Pactolo. Comprende 6 province, Terraconense, Cartaginense, Lusitania, Galizia, Betica e, al di là di uno stretto di mare, nella regione d'Africa, la Tingitania. Due sunt autem Hispaniae, citerior, quae in septentrionis plagam a Pireneo usque ad Cartaginem forligitur, ulterior, quae meridiem a Celtiberis usque ad Gaditanum fretum extenditur. Citerio autem et ulterio dicta quasi citra et ultra. Sed citra quasi circa terras et ultra, vel quod ultima, vel quod non sit postam ulla, hoc est alia terra. L'Ispagna si divide in due parti. La citeriore, che si protende a nord, dal Pireneo sino a Cartagena, e la ulteriore, che si estende a sud, dal territorio dei Celtiberi, sino allo stretto Gaditano. I nomi citeriore ed ulteriore si usano per dire citra e ultra, ossia al di qua ed al di là. Tuttavia, citra ha quasi il senso di circa terras, ossia vicino alle terre, mentre ultra è detto in quanto di Spagna ulteriore è regione ultima, ovvero perché dopo di essa non si trova nessuna terra, ossia nessun'altra regione. Allora, se il mio ex alunno ha letto il latino, io non posso essere davvero, perché altrimenti potrei anche sfigurare, e quindi vorrà dire che farò, vabbè, tengo in mano che forse è meglio. Magari prima leggo, poi volevo fare qualche precisazione, anche perché insomma Isidoro è un po', diciamo, pane quotidiano per me. Io a differenza sua devo inforcare gli occhiali. Terra est in media mundi regione posita, omnibus partibus celi in modum centri e quali intervallo consistens. Quae singulari numero totum orbem significat, plurali vero singulas partes, cuius nomina diversa dat ratio. Nam terra dicta a superiori parte quateritur, humus ad inferiori per l'umida terra ut submari. Tellus autem quia fructus eius tollimus, ec et ops dicta, eo quod open fert fruginus, eadem et arva abarando et colendo vocata. La terra occupa la regione mediana dell'universo, ad uguale distanza da ogni punto del cielo, così come un centro. Il vocabolo terra significa al singolare l'intero orbe, al plurale, invece, le singole parti da cui quest'ultimo è costituito. I differenti nomi dati alla terra hanno ciascuno una ragione specifica. Terra deriva dal fatto che la sua superficie peritur, ossia si consuma. Humus dal fatto che la sua parte inferiore è umida, come il fondo del mare. Tellus dal fatto che tollimus, ossia raccogliamo i suoi frutti. La terra è chiamata anche ops, in quanto con le sue messi offre ops, che significa ricchezza,
e prende anche il nome di arpa, dall'azione di arare e coltivare. Proprie autem terra ad distinctionem aquae arida nuncupatur, sicut scriptura ait. Quod vocabilit Deus terram aridam. Naturalis enim proprietas sicitas est terris. Nam ut humida sit, hoc aquarum affinitate sortitur. Cuius motum alidicunt ventum esse in concavis eius, qui motus eam movet. Sallustius, venti per cava terre, citatur rupti alipot montes tumulique sedere. Propriamente la terra è detta arida per distinguerla dall'acqua, come recitano le scritture. Dio chiamò la terra arida. Proprietà naturale della terra è infatti la secchezza. Solo la vicinanza di acqua le conferisce umidità. C'è chi dice che i terremoti siano dovuti al movimento dei venti nella concavità della terra. Scrive Sallustio, all'improvviso irrompere dei venti, attraverso le cavità della terra, alcuni monti e alcune colline divennero più bassi. Ali, aquam dicunt genitalem in terris moveri, et eas simul concutere, sic ut vas, ut dicit Lucretius. Ali spongo eides terram volunt, cuius plerunque latentes ruine superposita cuncta concutiunt. Terre quoque iatus aut motu aquae inferioris fit, aut crebris tonitruis, aut de concavis terre erumpentibus ventis. Altri dicono che all'interno della terra si muova l'acqua fecondatrice, scuotendola quasi fosse un vaso, come dice Lucrezio. Altri ancora ritengono che la terra sia spongo eides, ossia simile a una spugna, e che le frane che si formano al suo interno, per lo più invisibili, scuotano tutto quanto si trovi in superficie. Le voragini terrestri si devono o al movimento dell'acqua sottostante o a ripetuti rombi di tuono, ovvero ai venti che rompono dalle concavità della terra. Allora, se poi questo adesso vuole dire qualcosa, ma volevo un attimo, rimango qui, va bene, volevo un attimo chiarire qualcosa riguardo di questo strano, bizzarro modo di procedere, almeno agli occhi e alle orecchie nostre, di Isidoro di Siviglia. È chiaro che tutte queste che abbiamo letto sono delle pare etimologie, cioè delle false etimologie. È chiaro che terra non viene dal verbo tero, è chiaro che me ne viene in mente una famosissima che qui non c'è, che guerra non si dice bellum perché non è bella, o tutto il procedere bellum quia non bellum, dice appunto Isidoro di Siviglia. Tutto questo enorme libro, questi 20 libri di etimologie, appunto sono un susseguirsi assolutamente fantasmagorico di etimologie immaginate in questa maniera. È chiaro che alla sensibilità di noi moderni tutto questo può apparire assolutamente bislacco, bizzarro, eppure dobbiamo trovare una chiave interpretativa, perché altrimenti rischiamo di fraintendere quello che è un'operazione importantissima e che di fatto sta proprio, come dire, a cerniera del tardo antico, ma insomma, con Isidoro forse siamo già, anzi sicuramente siamo già agli albori del Medioevo, se non, secondo altre prospettive, in un pieno Medioevo, diciamo, abbastanza significativo. In fondo la parola è centrale nell'universo mentale interpretativo dei cristiani. Il verbum, che emerge già come prima parola chiave nel prologo giovanneo, en archeno logos, in principio era il verbo, era la parola, diventa, potremmo dire così con espressione filosofica, principium individuationis, significa
una modalità per comprendere e decodificare la realtà che di fatto si presenterebbe assolutamente difficile da interpretare. Il mondo è caotico, è un caos. Allora al cosmos, che già comunque Cristo è Cristo per i primi cristiani soltanto, ma in generale Dio, secondo poi la visione ortodossa, Dio nella sua Trinità ha appunto creato e quindi ha dato ordine, di fatto perché sia un essere e una realtà ordinata appunto per gli uomini ha bisogno della parola. La parola serve a ordinare. Allora cosa c'è di meglio di una capacità di spiegare etimologicamente laddove la parola e ha in comune con la realtà delle cose l'essenza. Cioè la parola stessa indica l'essenza della cosa. Questo è un principio importantissimo, già di platonica memoria, che comunque Isidoro praticamente rielabora alla luce cristiana. Allora, la geografia che cosa c'entra in tutto questo? C'entra, perché in fondo geografia significa scrittura della terra, ghe e grafo. Noi interpretiamo una massa, una congerie di dati, appunto quello che vediamo con gli occhi, l'orografia, l'idrografia, il clima, li interpretiamo mediante una scrittura, una redazione di carte o di trattati, eccetera. L'interpretazione appunto del mondo, l'interpretazione della realtà, così come passa cartograficamente, appunto grazie alla geografia, passa verbalmente grazie appunto alle, per caso di Isidoro, all'etimologia. Ecco, spiegato un po', mi sono dilungato un po' perché volevo che non apparisse un testo strano o comunque difforme, magari con la precisione geografica di altri. Non è un testo, come dire, irrecuperabile da questo punto di vista. È un modo altro, cristiano, tardo antico, meglio ancora medievale, per giunta in una parte molto marginale ormai dell'impero, ma la parte visigotica, i concili di Toledo, è una zona molto, fertile da un punto di vista intellettuale con il periodo, che dà una rilettura del mondo in questa chiave. Grazie, io non ho nulla da aggiungere, se non una piccola curiosità su queste etimologie. Isidoro dedica molti libri alla geografia all'interno di questo corpo, diciamo, voluminosissimo. Un intero libro è dedicato alla cosmologia, all'interpretazione dei fatti cosmologici, non solo nella chiave astrologica, ma anche, a suo modo, anche scientifica, quindi le stagioni, l'alternanza delle stagioni, le eclissi di sole, le eclissi di luna, eccetera. Un altro interamente ai popoli della Terra, interessante perché a quell'epoca era un documento anche interessante perché riesce, forse si fa riferimento anche a Plinio il Vecchio, prenderà tanto anche dai vecchi geografi storici, diciamo, romani classici, e poi un intero libro, devo dire molto interessante anche per uno studio che sto facendo io recentemente, interamente dedicato alle pietre e ai minerali da costruzione. Devo dire che forse uno dei più esaurienti, esaustivi libri che ho potuto, questa ricerca che sto portando a termine proprio in queste settimane, sulla dimensione sotterranea, dove vi descrive tutti i minerali del ferro, il rame, lo zolfo, il carbone e tutto il resto, in maniera particolarmente interessante anche sulle pietre di costruzione, quindi sui marmi, eccetera. Quindi anche delle curiosità molto interessanti che ci permettono di vedere anche questa genialità. Ecco perché forse è il protettore di internet, no? Perché forse era l'enciclopedia di allora. Era Giovanni Paolo II che diede questa, se non ricordo male, questa. Bene, io penso che ci possiamo avviare all'ultimo ascolto. Allora, prima appunto di chiudere di tempo, sì, con Giuseppe, ringraziare innanzitutto il professore Danese, che è stato nostro graditissimo ospite, che ha illustrato che ha illustrato, ecco, praticamente la nostra biblioteca, la nostra scuola, ecco, con la sua presenza.
Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, sia in presenza, sia online, non sono contezza in questo momento, ma abbiamo la diretta streaming, appunto per la pazienza e per la... spero che abbiate tratto giovamento e profitto da questo nostro incontro. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile, la dottoressa Pulvirenti, il dottore Calanna, il maestro Torrisi, che ancora ci delizierà, tutti i lettori ovviamente, Sandro Di Paola. Scuola per me vuol dire questo, significa fondamentalmente una sinergia di azioni, soprattutto per un liceo classico come appunto questo, ecco, la biblioteca insieme con la forza, ecco, dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, la delegazione decileale che appunto sono in partenariato, significa mettere a frutto proprio le forze migliori, ma soprattutto fare promozione culturale presso i giovani, perché i giovani sono il nostro futuro e quindi bisogna investire in loro. La speranza con cui penso oggi ce ne andiamo è che sia nata quantomeno una forma di curiosità nei confronti in generale della geografia, ma soprattutto della geografia antica, perché se è vero, mi si conceda questa piccola riflessione a margine e a chiosa di questa serata, se è vero che la geografia è la disciplina negletta, forse fra tutte, la più negletta, sicuramente anche negli studi di antichistica, di letteratura greca, di letteratura latina, i testi e gli autori geografici sono assolutamente ignorati, quindi non si studiano mai né a scuola, forse nemmeno all'università, e quindi veramente c'è una sorta di damnatio memoriae che dobbiamo piano piano cominciare a scalfire. Bene, a questo punto cosa ci suonerà il nostro Giuseppe? Prego. Sì, una sonata di Frédéric Chopin, scherzo numero 4, opera 54 in Mi maggiore. Al pianoforte sempre il maestro Giuseppe Zarrisi. Thank you.
Thank you.
Grazie.